collaborativa SR4COV. Si tratta di una serie di progetti avviati nelle prime e più drammatiche fasi della pandemia, quando si era tutti in lockdown e il virus era qualcosa di assolutamente sconosciuto. Tutta la comunità scientifica si è trovata di fronte ad una sfida epocale, una sfida che anche Sardegna Ricerche con la piattaforma Biomed ha deciso di raccogliere assieme all'Università di Cagliari, l'Università di Sassari, assieme al CRS4, alla Porto Conte Ricerche e le aziende ospedaliere. Per arginare il virus, l'abbiamo visto a livello globale, la collaborazione è stata determinante ed è stata determinante anche in questi progetti e lo vedremo tra poco, ci verrà illustrato. Però c'è un altro momento importante, un'altra sfida nella sfida che oggi vogliamo provare a raccogliere, che è quella della comunicazione, perché durante le fasi iniziali della pandemia c'è stata una fortissima richiesta di indicazioni, di rassicurazioni, di fronte alle quali gli studiosi tutti non potevano dare risposte perché la malattia era sconosciuta. Davanti a questa fortissima pressione non sempre si è riusciti a dare una risposta adeguata, sono stati tanti gli inciampi, tanto che qualcuno ha ribattezzato questa confusione di informazioni, dallo sconfinamento di competenze alle notizie veramente infondate, come infodemia. E i danni dell'infodemia li stiamo purtroppo leggendo sui giornali tutti i giorni. Ecco, con la giornata di oggi cerchiamo di dare una risposta anche a questa necessità, perché è vivo ed è animato il dibattito all'interno della comunità scientifica su una necessità di comunicare di più e meglio. E la giornata di oggi si inserisce anche in questo contesto. Per cui io direi di iniziare subito e do la parola al direttore generale di Sardegna Ricerche, la dottoressa Maria Assunta Serra, che apre i lavori di questa mattina. Grazie mille. Grazie, visto che ci sono le distanze di sicurezza tolgo la mascherina. Intanto benvenuti nella nostra sede di Pula, del Parco Polaris. E grazie a tutti i partner per aver collaborato con noi e lavorato in sinergia in un momento davvero difficile. Era marzo, aprile, maggio, quando abbiamo lavorato tutti quanti insieme con la nostra piattaforma Biomed, il dottor Serra, Giuseppe Serra e tutto lo staff. Ci siamo messi tutti quanti a pancia a terra, come si suol dire, per provare a lavorare insieme, mettendo ognuno a disposizione le sue forze, la forza lavoro, laboratori, tutto quello che potevamo fare per dare una mano d'aiuto, essere utili tutti quanti, consapevoli che era un momento molto molto difficile. Quindi ci sono stati dei momenti di lavoro molto interessanti, una bella sinergia, e noi vogliamo che questa sinergia, auspichiamo che questa sinergia prosegua anche con successive iniziative, ma siccome ci sono stati anche dei risultati molto apprezzabili, come Sardegna Ricerche vogliamo cercare di portare avanti e di sostenere ancora di più queste attività di ricerca. Stanotte, nel cuore della notte, io sono riuscita a firmare il bando, scusatemi, siamo molto impegnati anche in altre attività, la manifattura tabacchi, sempre per la divulgazione scientifica, l'innovazione, mettendo insieme arte, cultura, spettacolo, tante cose. Quindi nel cuore della notte sono riuscita a firmare il nuovo bando Proof of Concept, dove sosterremo con 800.000 euro il proseguimento di progetti di ricerca che hanno dato dei risultati apprezzabili. Saranno destinati a dei giovani ricercatori che potranno continuare a lavorare nei centri di ricerca, ospitati da centri di ricerca, quindi i nostri centri di ricerca o l'università. E quindi metteremo a disposizione sino a un massimo di 100.000 euro a progetto per continuare a lavorare tutti insieme su queste iniziative. Grazie a tutti, grazie a tutti i partner, ai responsabili scientifici, a tutti gli operatori che hanno contribuito in questo progetto di ricerca collaborativa. Grazie e buona giornata.
Grazie mille dottoressa, adesso cedo la parola a Giuseppe Serra che ci disegna la cornice in cui sono stati attivati questi progetti. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, è attivo? Ok. Stamattina mentre venivo qua al parco mi veniva in mente l'ultimo evento che organizzammo proprio qui in presenza, era aprile 2019 e in effetti questa sala era diversa, adesso mi vengono in mente tutte queste immagini bianche, mi vengono in mente i palazzetti con le sagome, no? Insomma è un po' diverso, stiamo cercando di riprendere timidamente a organizzarci anche in presenza perché siamo convinti che questo tipo di incontro possa essere più prolifico rispetto a tutta una serie di iniziative e attività che in questi mesi ci hanno visto dietro il computer chiacchierare con i nostri partner. Era l'evento che mi veniva in mente era particolare perché aveva il titolo Il valore della ricerca biomedica. Invitammo in quell'occasione tutto il mondo della ricerca nazionale, pubblico, privato, avevamo case farmaceutiche, esperti di trasferimento tecnologico, di politiche per lo sviluppo della ricerca. E i temi che affrontammo in quell'evento erano proprio il tema del valore della ricerca biomedica a 360 gradi, non soltanto il valore economico, come spesso ci viene invece ricordato, ma il valore sociale della ricerca biomedica, il valore che dalla ricerca biomedica può ricadere su un territorio in termini anche di capacità di assorbimento di innovazioni, di nuove soluzioni. E, probabilmente nel 2019 nessuno di noi pensava quanto potessero essere poi invece al centro dell'attenzione quei temi un anno dopo con l'avvento con la pandemia. Proprio i temi del valore della ricerca sono diventati il focus dell'attenzione della comunità scientifica e non solo, anche con questioni controverse. Nel 2019 parlavamo dei brevetti. Oggi si parla di brevetti, di quanto questi possano essere ancora lo strumento più efficace per risolvere il problema. Insomma, temi attualissimi che ci hanno visto quindi nel 2019 riflettere ulteriormente su quanto sia importante per tutti i territori investire in attività di ricerca biomedica. Come ricordava la direttrice, ad aprile del 2020 invece ci troviamo anche noi a riflettere su come potevamo dare un contributo anche nel nostro piccolo a quello che stava succedendo, no? E così ci è venuto in mente di mettere a disposizione la nostra piattaforma, i nostri laboratori. Le slide, così faccio vedere un attimo la cartella. Non ci vedo. Giusto perché abbiamo fatto lo sforzo per... Ok. Abbiamo deciso di mettere a disposizione la piattaforma Biomed con la propria unità di supporto alla ricerca, quindi i miei colleghi che quotidianamente lavorano sia all'erogazione dei servizi delle piattaforme che gestiamo direttamente, sia anche a supportare tutte le attività di valorizzazione della ricerca biomedica sul territorio. I laboratori li vedete in questa slide, sono quelli del parco scientifico, quindi in senso esteso, okay? Quelli gestiti da Sardegna Ricerche, ma gestiti anche dalle società controllate, CRS4 e Porto Conte Ricerche. E tutti hanno accolto in maniera molto positiva questa nostra iniziativa di apertura al resto del mondo della ricerca pubblica biomedica regionale. E quindi, come vi dicevo, laboratori, strumentazioni, competenze, servizi qualificati messi a disposizione secondo una modalità peraltro che avevamo già in essere in Sardegna Ricerche, che era quella della ricerca collaborativa. I nostri laboratori già da prima attivavano dei progetti di ricerca collaborativa che si differenziano dai bandi di ricerca, no? La ricerca collaborativa, come sapete, nasce dalla condivisione di obiettivi, di progettualità e anche di risultati, di sforzi, in cui più parti pubbliche si mettono insieme e costruiscono un progetto, con la volontà di tutte le parti.
In questa logica abbiamo messo ovviamente anche un ingrediente in più, che era quello di un po' di risorse funzionali a coprire le spese per i reagenti, i materiali di consumo direttamente necessari per attivare questi progetti. Ovviamente avevamo ambizioni limitate, progetti di piccole dimensioni che potessero dare delle risposte immediate a tutta una serie di criticità che la pandemia ci stava ponendo di fronte. E abbiamo visto oggi, a distanza di un anno e mezzo, ci racconterete voi un po' quelli che sono i risultati che sono stati conseguiti in termini di brevetti, di pubblicazioni, ma anche di crescite professionali, perché questo era il nostro obiettivo anche indiretto. Giusto per chiudere, questi sono i progetti in una slide che poi metterò a disposizione, ma che vedete anche nel nostro sito, sono tutti catalogati e registrati in tutte le fasi evolutive, gli 11 progetti che in qualche modo sono stati avviati durante questo percorso. Oggi ne vedremo 9 rappresentati, perché 2 per motivi diversi non hanno potuto presentare a questa giornata. Si tratta quindi di 5 progetti che operano, che impattano sul tema, sul settore della prevenzione e della diagnosi, quindi molto importante, soprattutto in una fase primordiale. Tutti cercavano di trovare delle soluzioni efficaci, veloci, in grado di prevenire la diffusione della pandemia. Purtroppo, come sappiamo, ci si è riusciti quasi niente, proprio solo in parte. Altri 3 progetti sono sulla terapia e la cura, quindi cercare nuovi farmaci che potessero alleviare o comunque ridurre l'impatto devastante di questa malattia. E 3 invece hanno analizzato un po' gli aspetti epidemiologici, delle varianti, di come queste si diffondevano sul territorio, come queste potevano evolvere sui singoli pazienti. Mi piaceva rappresentare graficamente un po' questo ecosistema che si è mosso insieme all'unisono su questa tematica, e niente, passo la parola poi invece ai relatori che seguono per cominciare a illustrare i progetti. Ricordo anch'io che alla fine della vostra presentazione finalmente siamo lieti di presentarvi il nuovo bando sulla Proof of Concept, quindi per la valorizzazione dei risultati della ricerca biomedica. Ricordo che nel 2019 si anticipava la possibilità di un bando, poi è successo quel che è successo, ci siamo arrivati con un po' di ritardo, ma ci siamo. Quindi faremo sicuramente una presentazione molto sintetica alla fine dei lavori di questa giornata, rinviando poi a degli incontri operativi che organizzeremo nelle 2 università in collaborazione anche con gli uffici di trasferimento tecnologico, per degli approfondimenti operativi su come partecipare a questo bando. Io vi ringrazio e auguro buon lavoro a chi dovrà presentare. Grazie mille. Grazie al dottor Serra, che è responsabile della piattaforma Biomed di Sardegna Ricerche. Adesso iniziamo la sessione di questa giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi, perché anche noi non addetti ai lavori abbiamo imparato ad avere a che fare con termini quali e concetti quali screening, tamponi e prevenzione, proprio perché la pandemia ci ha insegnato anche questo. La prevenzione e la necessità di individuare il virus è forte, è ancora molto forte, non si è esaurita purtroppo con la prima fase, e se ne parla tantissimo soprattutto quando, alla vigilia delle vacanze, quando la gente deve spostarsi. Io cedo la parola al dottor Roberto Cusano, che è referente scientifico del progetto NGS4COV. Grazie mille, dottore. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io vi espongo quella che è stata un'idea che ci è venuta all'inizio della pandemia, quindi a marzo 2020, quando Sardegna Ricerche ci ha chiesto da una parte la disponibilità del laboratorio a partecipare ad altri progetti di ricerca sul Covid, che la possibilità anche di presentare qualcosa di nostro. Allora, visto che in quel periodo si parlava molto di carenza di reagenti, necessità di essere veloci sulla risposta per i tamponi, io ho pensato con la mia testa, nel senso so utilizzare la Next Generation Sequencing, e quindi ho pensato a un protocollo che potesse sfruttare gli strumenti che abbiamo a disposizione.
Quindi l'idea progettuale era quella di sviluppare un test di screening ad elevata processività per la rivelazione del virus, utilizzando appunto la Next Gen, con l'obiettivo di fornire al sistema sanitario un protocollo in grado sia di dare risultati rapidi che di sopperire alla carenza di reagenti, che era appunto un po' l'urgenza di quel periodo. Facciamo un confronto su quello che avviene quando andiamo a fare un tampone molecolare in ospedale, o insomma dove fanno i prelievi per i tamponi. Il campione biologico viene inviato a un laboratorio specializzato con livelli di sicurezza alti, BSL3, per maneggiare virus infettivi, dove viene fatta l'estrazione dell'RNA, poi questo RNA viene inviato al laboratorio di biologia molecolare, dove in un singolo tubino viene fatta la one step RT-qPCR, utilizzando sistemi di real time PCR e sonde fluorescenti. A questo punto la macchina dà dei valori che vengono interpretati e refertati. Il workflow invece Next Generation Sequencing era artigianale, molto artigianale, quindi partiva sia dall'estratto dell'RNA che è stato fornito dal professor Orru, e poi prevedeva invece in diversi step la retrotrascrizione dell'RNA virale con dei primer target specifici, quindi una multiplex PCR per amplificare diverse regioni del virus, l'indexing per poter fare dei pool di campioni, quindi sequenziare tanti campioni contemporaneamente, il sequenziamento e l'interpretazione. Allora, per aumentare la processività abbiamo pensato a diverse strategie di multiplexing. Questa strategia 1, che possiamo chiamare a battaglia navale, è una vecchia strategia che veniva utilizzata in biologia molecolare per fare screening di determinati target su tanti campioni. In pratica, facendo dei pool, se si mettessero i campioni di tampone rinofaringeo o di saliva su una griglia, facendo i pool per righe e poi per colonne, si ottengono 20 pool. Andando a fare poi il test molecolare su questi singoli pool, quando un pool diventa positivo, vuol dire che lì dentro c'è un campione che ha il virus. Intrecciando poi righe con colonne si identificano quelli che potrebbero essere i potenziali pozzetti, chiamiamoli, campioni positivi. Quindi per esempio in questo caso da 96 test si poteva passare a farne inizialmente 20, poi in una seconda tornata per identificare il campione singolo altri 9 campioni. Quindi si sarebbero risparmiati circa 60 estrazioni di RNA e tutto quello che c'è di seguito. Questo è applicabile quando i positivi sono a una percentuale non troppo elevata, perché altrimenti poi te li rifai tutti praticamente. Però all'inizio pandemia poteva anche venire bene. La seconda strategia di multiplexing invece è un po' più originale, nel senso che allora noi sappiamo che per mettere insieme dei campioni con la tecnologia Next Generation Sequencing abbiamo la possibilità di leggere delle sequenze brevi, che sono chiamate sequenze index o barcode molecolare, che noi possiamo assegnare ad ogni singolo campione. Questa è una tecnologia ben nota con il sistema Illumina. Con la retrotrascrizione, vabbè, io in letteratura non ho trovato niente, quindi forse è l'idea originale, comunque l'idea è stata di inserire un ulteriore barcode nel momento in cui andiamo a fare la retrotrascrizione per quel singolo campione. Se otteniamo appunto dei retrotrascritti già indicizzati, possiamo poi mettere insieme i retrotrascritti spingendo il multiplexing di 4 campioni e poi procedere col resto del protocollo in una singola provetta. Ci sono 4 campioni, questo per aumentare ulteriormente la processività. In più poi c'è l'indexing Illumina, che utilizzando diversi kit commerciali, insomma, si poteva arrivare a mettere su una singola flow cell del MySeq, che ha un costo di circa 1.500 euro, fino a 3.000 campioni.
forzando il sistema, cioè utilizzando sia la strategia di multiplexing che prevede di fare i pool prima dell'estrazione, che poi tutte le altre strategie che vi ho detto di indexing della retrotrascrizione, poi di indexing dei prodotti di PCR, in teoria si potrebbe arrivare a sequenziare fino a 12.000 campioni su una lane della macchina più processiva che abbiamo, l'ISEC 3000, in totale sono circa 100.000 campioni per una run che dura un giorno, circa 24 ore. Quindi il disegno sperimentale ha previsto la selezione di primer target specifici sul virus, con la selezione di uno standard interno necessario a capire se le reazioni risultavano negative perché non c'è il virus o perché comunque sappiamo che nelle estrazioni spesso non tutto va bene, e quindi se identificare i falsi negativi eventualmente, quindi ingegnerizzare dei primer per l'inserimento sia degli index di questa nuova idea, dell'index per la retrotrascrizione, che per poi riconoscere invece tutti gli altri primer di kit Illumina e quindi poi anche della flow cell. Quindi è stata messa a punto una multiplex PCR andando a identificare i prodotti che potevano lavorare insieme con una certa specificità e quindi poi una pipeline di analisi che fosse in grado di andare a contare quante volte si presentava una sequenza specifica per il virus in ogni campione. Questi sono, non sto andare nei dettagli, ho colorato le sequenze rosse, sono quelle dell'index di retrotrascrizione, le sequenze nere qua sono quelle specifiche per il virus, queste verdi invece sono quelle che permettono poi in PCR di amplificare con un primer universale. Questo per quanto riguarda il primer di retrotrascrizione. Quando andiamo poi a fare una PCR utilizzeremo di nuovo sequenze gene specifiche, queste nere, e sequenze universali che vengono riconosciute poi dai primer di indexing per i successivi step di amplificazione e indicizzazione dei campioni. A grandi linee questo è il workflow. Qual è il problema di questo workflow per la next generation? Che ci sono molti passaggi. Si parte da un RNA, si fa l'indexing, si deve fare il pool delle due piastre, dopodiché deve essere purificato per poi andare in PCR, quindi se partiamo da due piastre otterremo una singola piastra di PCR. A questo punto però abbiamo anche a che fare con degli ampliconi. Noi sappiamo che gli ampliconi sono miliardi e miliardi di copie che rappresentano il nostro target e nel momento in cui cominciamo a maneggiarli rischiamo di inquinare pipette, banchi, maniglie dei frighi e così via. Quindi sicuramente insomma, l'esperienza mi insegna di separare gli step in varie stanze, separare tutta la strumentazione, però è anche vero che con un sistema di automazione che purtroppo non era disponibile per fare questi saggi si eliminerebbe anche questo pericolo. Dopodiché di nuovo si fa appunto sugli ampliconi, si fa la index in PCR, di nuovo si maneggiano ampliconi, poi si fa una purificazione, si quantifica e così via per arrivare al sequenziamento. Rispetto al workflow per il saggio molecolare che viene fatto in ospedale, c'è da dire che in quel caso il campione viene aliquotato all'interno di un pozzetto di una piastra dove già è stato aliquotato la polimerasi, i fluorocromi, quello che serve per la rilevazione, viene sigillato con un film ottico, messo nella macchina e una volta che la macchina ha dato il risultato viene buttato via. Quindi gli ampliconi per fortuna non circolano in quei laboratori perché altrimenti diventerebbe molto rischioso. Quindi questo è diciamo, uno dei difetti di questo workflow, è sicuramente quello di dover maneggiare gli ampliconi per un test di screening a livello diagnostico. Questi sono i prodotti controllati prima del sequenziamento. L'analisi bioinformatica, semplicemente abbiamo pensato di creare un FASTA file multiplo dove ci sono tutte le combinazioni possibili di sequenze che noi andiamo ad amplificare, quindi poi a sequenziare, quindi per ogni target, per esempio per il gene N,
la sequenza con l'index A oppure con l'index B e poi tutto il resto è uguale. Viene fuori una tabella con le conte di quante volte andiamo a leggere il GNN, quella porzione di GNN che abbiamo amplificato. Allora, intanto possiamo vedere che nei campioni positivi con con un ciclo soglia basso, quindi con una alta carica virale, l'amplificazione viene molto bene ed è proporzionale alla grandezza dei frammenti. Ora, dovessi tornare indietro, per me era la prima esperienza su un virus, soprattutto un virus RNA, e poi abbiamo visto che anche altri sistemi danno problemi di falsi positivi, falsi negativi, perché dipende dalla qualità dell'estratto e da tante cose. Dovessi tornare indietro, ad esempio, farei degli ampliconi sicuramente più piccoli che danno una sensibilità maggiore. Quali sono state le criticità di questo sistema? Allora, intanto possiamo vedere che ci sono dei campioni che danno alcune read. Allora, siccome il sistema di analisi è, a mio parere, molto specifico, cioè se c'è quella sequenza e si allinea contro la referenza, allora c'è. Non dovrebbero essere permessi errori tra la presenza di una sequenza o meno. Qua però, in campioni negativi, andiamo a vedere che il controllo interno, che è questo ERCC51, è presente, sempre presente, anche abbastanza bilanciato. Chiaro, quando è più basso è perché abbiamo anche altri prodotti. In alcuni campioni negativi ci sono poche read, poche, ma ci sono. E quindi mi chiedo, è un inquinamento oppure un falso negativo? Cioè, sappiamo che anche i sistemi di screening utilizzati negli ospedali hanno i loro limiti, sempre dovuti al fatto che magari l'RNA non è di buona qualità o la bassa carica virale e così via. Quindi abbiamo dei campioni dove purtroppo ci sono read che non si spiegano se non con queste due ipotesi. Altri campioni che sono dati per positivi che danno poche read, quasi addirittura sovrapponibili a campioni che sono dati come negativi. E qua probabilmente è la bassa carica virale, perché abbiamo visto anche con altri progetti di sequenziamento, ad esempio per il professor Tramontano, dove se la carica virale è bassa e quindi ha un ciclo soglia di RT-PCR elevato, il virus è ben poco presente e si fa fatica ad amplificarlo, a sequenziarlo. Oppure anche la presenza di inibitore. L'altra possibilità di alcune read è che ci sia inquinamento nel sistema che mi sono inventato io, cioè mettendo RTA e RTB rimangono dei primer residui dalla retrotrascrizione che poi vanno a funzionare anche nella PCR, quindi mi stanno indecizzando un campione che non è lui ma è quello che ho messo insieme. In seguito abbiamo sviluppato anche un protocollo per le varianti inglese, africana e quello che è sudamericana e brasiliana, però ha manifestato gli stessi problemi, nonostante alcune modifiche. Questi sono gli ampliconi che sono stati prodotti e i risultati sono più o meno sovrapponibili. Cioè abbiamo, faccio un ultimo esempio, qua abbiamo un campione, il B positivo, mentre quell'altro dovrebbe essere negativo, però da read nonostante sia negativo. E anche con una proporzione, allora questo sarebbe la sequenza di one, e questo sarebbe una variante inglese, quindi dovrebbe essere positivo solo alla variante inglese, invece dà positività a entrambi e con questo problema degli inquinamenti. Concludo dicendo, purtroppo avevamo da una parte l'inesperienza sui virus, dall'altra grosse difficoltà a ordinare reagenti, primer, mesi per aspettare cose che di solito ci mettono poco, non disponibilità ad esempio di reagenti ottimali e quindi abbiamo dovuto rimediare. È un protocollo che insomma è fine un po' a se stesso, nel senso che nel sistema sanitario nazionale non possiamo proporre di utilizzare un sistema come questo, perché abbiamo visto che la sensibilità è bassa, è troppo laborioso, però possiamo pensare di ottimizzarlo per scopi futuri, ad esempio in medicina veterinaria, se c'è da fare uno screening su un gregge
Questo è un sistema molto economico e versatile, perché basta disegnare primer specifici. Grazie, dottore. A quelli che ci hanno fornito i campioni, e Sardegna Ricerche, che ha creduto in questo progetto e ce l'ha finanziato. Grazie mille, dottore. Grazie per l'attenzione. Tra l'altro il dottor Cusano ha risposto nella sua esposizione a tutte quelle che erano le mie curiosità, ossia la spendibilità della ricerca e insomma l'applicazione, poi l'eventuale applicazione nei protocolli ospedalieri. Quindi io chiedo adesso se c'è qualche domanda su questo progetto di ricerca. L'esposizione è stata esaustiva, evidentemente, grazie. Andiamo avanti. Chi di voi ha sotto mano il programma avrà notato che c'è stata qualche piccola variazione, ci sono stati un paio di problemi, tra cui anche problemi di isolamento, di quarantena, quindi siamo perfettamente in argomento. Adesso c'era l'intervento del dottor Stefano Lai, che è il responsabile scientifico del progetto RNA4COV, ma abbiamo un suo contributo in video che chiedo alla regia di mandare. Buongiorno a tutti, mi dispiace non poter essere qui con voi, ma ironia della sorte mi trovo. Siamo entrati in contatto con un positivo. Mi presento, sono Stefano Lei del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica dell'Università di Cagliari. Sono stato coordinatore del progetto RNA4COV, messa a punto di un sensore portatile per uno screening preliminare del SARS-CoV-2, che ha visto la collaborazione del mio dipartimento col CRS4, in particolar modo col dottor Giorgio Fotia e il dottor Roberto Cusano, che saluto e ringrazio ancora. Fatemi inoltre ringraziare Sardegna Ricerche non solo per aver finanziato questo progetto, ma anche per avermi permesso di essere in qualche modo lì con voi, seppur diciamo con questo mio breve contributo video. Allora, cosa abbiamo imparato da questi 2 anni di pandemia? Abbiamo imparato che la fondamentale importanza della strumentazione di screening, in particolar modo per lo screening precoce del SARS-CoV-2. Ci piacerebbe avere a disposizione degli strumenti che siano a basso costo, facili da usare, in grado di fornire in tempi brevi risultati altamente accurati, cioè test diciamo sensibili già dalle primissime fasi di incubazione della malattia e altamente specifici, quindi fondamentalmente esenti dalle problematiche di falsi positivi e falsi negativi che conosciamo bene. Sappiamo però che un test del genere allo stato attuale non esiste. Conviviamo tuttora con la coperta corta: da una parte abbiamo i test antigenici che vanno a cercare le proteine virali e che come tale sono, diciamo, prediligono quegli aspetti di facilità di utilizzo, bassi costi e tempi di risposta brevi, a scapito però di sensibilità e specificità soprattutto nelle primissime fasi della malattia. Dall'altra parte invece abbiamo i test molecolari che cercano l'RNA virale e grazie alla presenza di questa ormai famigerata tecnica di amplificazione che è la PCR sono altamente accurati già nelle prime fasi della malattia. Cosa pagano? Pagano in termini di costi, che sono significativamente più alti di quelli di un test antigenico, e anche in termini di tempo, che con tempi che vanno a dilatarsi fino ad alcune ore a seconda del numero di campioni che devono essere processati. La ricerca quindi sta tentando di cercare delle vie alternative che siano in grado di ottenere diciamo, prestazioni ottimali in entrambi i sensi, qualità del risultato, tempi e costi. Da questo punto di vista l'utilizzo di biosensori può essere la risposta. Un biosensore brevemente si ottiene integrando una biomolecola con un trasduttore in grado di trasformare l'informazione biochimica in un segnale diverso, diciamo in un segnale di diversa natura che sia facilmente misurabile. All'interno della variegata categoria di biosensori, in particolare, può essere molto adeguata allo scopo di sviluppare dei test di screening precoci la famiglia dei BioFET, cioè dei biosensori basati su transistor a effetto di campo. Perché? Perché quando si usa un transistor come sensore, si è in grado di trasdurre l'informazione biochimica in maniera diretta in un segnale elettrico. Trasdurre in maniera diretta significa non avere la necessità di modificare le molecole come accade ad esempio nei normali test ottici. Il fatto che la traduzione sia direttamente in un segnale elettrico vuol dire che l'informazione è
come dire, convertita nel più semplice dei segnali elaborabili, per cui tutta la strumentazione a valle del sensore può essere una strumentazione semplice da utilizzare e fondamentalmente a basso costo. Quindi questo tipo di approccio consente di ottenere strumentazione, diciamo, altamente facile da usare, molto semplice da usare e a basso costo. Come gruppo di bioingegneria dell'Università di Cagliari, noi siamo interessati a sviluppare un test per lo screening precoce del SARS-CoV-2 che abbia come cuore un BioFET che sia in grado di compiere la traduzione diretta dell'RNA virale, quindi si tratta di un test molecolare, ma PCR free, quindi non necessitando di questa fase di amplificazione dell'RNA virale, che sia comunque in grado di rilevare, o meglio, che sia in grado di compiere questa rilevazione con tempi e costi più paragonabili a quelli di un test antigenico. Il progetto RNA4COV mirava appunto a fornire una proof of concept di questo approccio, quindi a dimostrare che un BioFET può essere utilizzato in questa modalità. Come funziona la rilevazione del SARS-CoV-2 con il dispositivo che abbiamo testato? Essenzialmente il dispositivo diventa un sensore per l'RNA virale se una sua parte, che noi chiamiamo genericamente area sensibile, viene modificata con una molecola sonda altamente specifica per l'RNA virale. Questa molecola sonda, infatti, quando il sensore è esposto all'RNA virale, sarà in grado di ibridare con l'RNA virale e immobilizzarlo quindi sulla superficie sensibile. Siccome l'RNA è una molecola che naturalmente porta in sé una carica elettrica negativa, questa carica elettrica intrinseca è in grado di perturbare le condizioni del transistor, generando quindi una variazione significativa dei suoi segnali d'uscita, ad esempio della corrente condotta dal transistor. Quindi in una primissima fase è fondamentale sviluppare e progettare una sonda adeguata. Per fare questo si è quindi andati a cercare all'interno dell'RNA virale una regione che fosse specifica di quel virus, che lo contraddistinguesse ad esempio rispetto agli altri coronavirus esistenti. È stata individuata questa regione all'interno dell'RNA come una regione all'interno dell'RNA particolarmente caratterizzata da delle specifiche da una specifica sequenza di basi azotate che appunto fosse caratteristica di questo coronavirus, una sequenza diciamo che consta di circa 120 basi, e al cui interno sono stati poi identificati due punti di aggancio ideali tramite i quali sono state quindi sviluppate due diverse sonde P1 e P2 della lunghezza di circa 30 basi ciascuna. Dopodiché il progetto si è concentrato sul dimostrare la funzionalità di queste sonde. Cosa vuol dire funzionalità? Innanzitutto la possibilità di modificare in maniera efficace l'area sensibile del sensore con le sonde realizzate. Abbiamo acquistato, ci siamo fatti sintetizzare le sonde progettate, alcune di queste le abbiamo comprate con una modifica fluorescente, quindi con un marcatore fluorescente, che ci permettesse quindi di verificare la funzionalizzazione dell'area sensibile in maniera del tutto indipendente dalla misura elettrica, con una tecnica altamente assodata che è quella della microscopia a fluorescenza. In questo grafico è riportata la brightness, cioè l'intensità di fluorescenza della superficie modificata per diverse molecole. La RNA Specific Probe rappresenta la sonda che abbiamo progettato e per intensità abbiamo potuto verificare che l'intensità ottenuta è adeguata a una corretta modifica della superficie. Come l'abbiamo fatto? Paragonando il risultato ottenuto con quello che si ottiene utilizzando una sonda di riferimento, una sonda a DNA un pochettino più canonica, ma che conosciamo benissimo, abbiamo già utilizzato in diversi esperimenti, che ha avuto delle prestazioni tutto sommato simili. Dopodiché non si tratta solo di modificare la superficie sensibile, ma di dimostrare anche che poi queste sonde sono in grado di catturare l'RNA virale. Quindi abbiamo compiuto un ulteriore esperimento esponendo in questo caso le sonde, sia la nostra sonda per l'RNA virale sia la sonda diciamo di riferimento standard, a delle frammenti corti di circa 30 basi, quindi lunghi più o meno quanto le sonde stesse, di RNA. In questo caso questi filamenti sono marcati con la modifica fluorescente.
e non le sonde, chiaramente, in modo da poter verificare dopo la cattura la presenza della fluorescenza. Quello che abbiamo potuto valutare è che le sonde da noi progettate non sono, sono in grado di favorire un'efficienza di ibridazione superiore, perché c'è una maggiore emissione, quindi una maggiore quantità di molecole catturate, ma anche una maggiore riproducibilità rispetto alle catene di DNA di riferimento, e anche un miglior rapporto segnale-rumore, cioè quando tentiamo di ibridare con molecole target non complementari otteniamo diciamo un segnale di fluorescenza che rappresenta la nostra banda di rumore, perché non c'è possibilità che sia avvenuta un'ibridazione specifica tra la sonda e la probe, quindi tutto ciò che viene rilevato dalla superficie è rumore o appunto assorbimenti aspecifici delle molecole target, oppure anche autofluorescenza stessa della superficie sensibile. Quindi le sonde hanno un comportamento ottimale. Finita questa fase di caratterizzazione del setup biologico, chiamiamolo così, siamo potuti finalmente concentrare sui sensori. Ne abbiamo fabbricato alcune decine utilizzando un processo di fabbricazione che è quello dell'elettronica plastica cosiddetta, che è particolarmente adeguato a sviluppare sensori a basso costo di tipo usa e getta, come sono quelli che ci aspettiamo di utilizzare in un test di screening. Come primo esperimento abbiamo quindi ripetuto il test ottico di ibridazione da un punto di vista elettrico. In questo grafico vedete la variazione del segnale d'uscita di un dispositivo non funzionalizzato, quindi privo di sonde e non soggetto a RNA. Abbiamo fatto questo esperimento per valutare, se volete, la nostra banda di rumore. Questo è quello che noi chiamiamo drift, cioè una variazione specifica del segnale che dipende essenzialmente dalla tecnologia utilizzata per fabbricare il sensore. La cosa interessante è che se noi poi realizziamo il sensore, quindi mobilizziamo le sonde, ma proviamo a far ibridare queste sonde con le catene target non complementari, quindi non dovrebbero ibridare, otteniamo un segnale d'uscita che per dinamica e anche tutto sommato per ampiezza è confrontabile col drift stesso. Soltanto quando il sensore è esposto a delle catene target complementari, parliamo sempre di RNA corto, frammenti corti di RNA, abbiamo per dinamica e ampiezza un segnale diverso. Siccome abbiamo utilizzato lo stesso setup che vi ho mostrato in precedenza per la parte ottica, queste molecole target, queste catene di RNA target corte erano dotate di fluorocromo, quindi abbiamo potuto poi successivamente valutare il risultato dell'esperimento anche da un punto di vista ottico, dimostrando quindi che la coerenza, diciamo, tra le due tecniche di valutazione. Detto questo, quindi questo risultato, se volete, ha fatto un po' da ponte tra le prime misure ottiche e le nuove misure elettriche, ci siamo potuti finalmente concentrare su una condizione più, come dire, più rappresentativa, che è la rilevazione di frammenti di RNA più lunghi. Abbiamo fatto sintetizzare dell'RNA, un RNA della lunghezza di 120 basi, e questa RNA della lunghezza di 120 basi rappresenta quindi una condizione simile a quella che ci aspettiamo accadere nell'applicazione finale del dispositivo. E quello che abbiamo potuto notare è che le due catene P1 e P2, cioè le due sonde sviluppate prese singolarmente, sono in grado di catturare questi lunghi frammenti di RNA sintetico, generando un segnale d'uscita del tutto distinguibile per dinamica e ampiezza dal drift. Abbiamo potuto ripetere questo esperimento svariate volte, ottenendo sempre, diciamo, dei risultati abbastanza significativi anche come riproducibilità. Tuttavia noi abbiamo sviluppato due sonde soprattutto perché volevamo fornire all'RNA virale due punti di aggancio contemporaneamente per migliorare appunto la cattura, per cui poi abbiamo testato il sistema utilizzando come recettori una combinazione delle due sonde, quindi sulla sensibile sono presenti contemporaneamente le sonde tipo P1 e le sonde tipo P2. E se ci concentriamo un attimo sulla curva blu, che rappresenta lo stesso esperimento della slide precedente nelle stesse condizioni, possiamo vedere che le due sonde utilizzate contemporaneamente continuano a essere abbastanza funzionali. Non abbiamo effettivamente notato nessuna particolare miglioria
rispetto al caso precedente, ma comunque anche in questa combinazione il sensore funziona. La cosa interessante di questo esperimento è che anche se andiamo a ridurre la concentrazione dell'RNA target di due ordini di grandezza, quindi una riduzione significativa, abbiamo ancora un segnale abbastanza evidentemente diverso dal drift. Quindi questo dispositivo può funzionare anche a concentrazioni di RNA virale più basso, quanto più basso è tutto da ancora da, diciamo, da quantificare in maniera precisa. Vediamo già ad esempio che se questo è il drift, la stessa informazione è rappresentata in questo grafico a barre, già a 1 nanomolare la differenza tra risposta del sensore e drift del dispositivo è molto poco significativa, sino a 10, diciamo, le caratteristiche sono diverse. Quindi, in conclusione, col progetto RNA4COV abbiamo dimostrato in maniera anche abbastanza solida la possibilità di utilizzare questo tipo di sensori per la rilevazione dell'RNA del SARS-CoV-2 come base di partenza per le fasi successive della nostra attività, che chiaramente da una parte prevedono e dovranno prevedere un'ottimizzazione delle prestazioni dei dispositivi, ma anche e soprattutto il test di questi dispositivi con RNA virale ottenuto da campioni molecolari, quindi ottenuto da pazienti. Una volta fatta questa dimostrazione potremo infine lavorare al concetto del kit, quindi protocolli di estrazione dell'RNA che siano ugualmente semplici da una parte e progettazione di una elettronica di lettura che renda il tutto veramente user friendly. Grazie mille per l'attenzione e a presto. Davvero interessante questo progetto sul sensore elettronico, purtroppo non possiamo fare domande al dottor Lai, però ci prepariamo ad ascoltare quindi il professor Ricci che ha lavorato su un sistema di diagnostica rapida con il progetto Raman4COV. Salve a tutti, io sono Carlo Ricci del Dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari. Innanzitutto devo ringraziare l'organizzazione, complimenti per l'organizzazione e per queste iniziative, quindi è un piacere essere qui anche per me. È un piacere anche perché per un fisico lavorare su queste parti riprende un pochettino quello che avete detto in apertura, era un momento veramente di ansia e quindi poter lavorare su questi temi per noi è stato un piacere, in particolare perché le nostre competenze, come vedete, del gruppo con cui lavoro, generalmente il nostro gruppo, verte su altri temi. Noi lavoriamo su fosfori per device optoelettronici oppure per la fotocatalisi. Materiali, strizziamo l'occhio ai materiali che sono sostenibili da un certo punto di vista, sui materiali critici. Però utilizziamo delle tecniche, che vedete qui al centro, che sono tutte tecniche ottiche e le cerchiamo di utilizzarle anche in ambienti diversi. Quindi lavoriamo sui beni culturali, lavoriamo su indagini forensi e grazie a questo progetto di aiutato di collaborazione tutti insieme anche sui virus, diciamo, su cercare di trovare un modo rapido per definire, per vedere subito un'alternativa ai tamponi, diciamo. Chiaramente quello in particolare che volevamo fare è applicare un tipo di spettroscopia, si chiama spettroscopia Raman, per il tracciamento e l'identificazione. Banalmente, lo dico velocemente per non entrare nei dettagli, come dovrebbe funzionare? Semplicemente mandando il laser direttamente sul prelievo, direttamente, depositato su un tipo di substrato. La risposta ottica ci dovrebbe dire se c'è o meno questo virus. Perché? Perché questo tipo di spettroscopia è proprio una specie di impronta digitale di quello che noi stiamo andando a vedere, quindi è unico. Questo però ci apre anche un'altra prospettiva, perché fermarci solamente al SARS-CoV-2? Potremmo farlo teoricamente anche per tutti i virus e identificarli, fare una specie di database Raman su questi virus. Chiaramente premetto che noi
questo progetto non l'avremmo potuto fare se non fosse stato un progetto di collaborazione, una collaborazione a tutto tondo. Noi non avevamo nessuna competenza da un punto di vista ovviamente virologico, da tanti punti di vista, quindi abbiamo avuto bisogno del gruppo appunto di virologi dell'Università di Cagliari, appunto Enzo Tramontano, Angela Corona, Alessia Caredda, e il raccordo delle competenze è fondamentale di Rossella Angius, che senza di lei veramente non voglio dilungarmi troppo, però è oggettivo questo, e rende l'idea di che cosa erano questi progetti, nonché di Porto Conte Ricerca, che doveva verificare i protocolli che noi stavamo mettendo in opera. Quindi veramente un progetto di collaborazione che abbiamo fatto. Di collaborazione perché? Perché tutto è partito da un TRL veramente basso. Non esiste, e non esisteva, adesso posso usare il passato, una prova di applicare questo tipo di spettroscopia Raman, che in realtà è una spettroscopia di risonanza plasmonica Raman, quindi non voglio annoiarvi sui dettagli di questo tipo, però partiva da un'idea che non c'era. C'era giusti degli lavori dell'inizio del 2020 sugli aptameri da attaccare ai virus, dove cercavano di applicare questo tipo di spettroscopia. Noi volevamo saltare l'aptamero, perché? Perché non conoscendo il virus non si poteva mettere neanche l'aptamero, per quel poco che capivo, e quindi siamo partiti proprio da un TRL basso e abbiamo cercato durante tutto questo progetto di scalare il TRL mettendo anche delle cose banali, la verifica che esisteva questo effetto. Non lo sapevamo, lo dovevamo provare. Eravamo abbastanza confidenti. Qui un pochettino la grafica è andata un po' come è andata, ma va bene. E quindi abbiamo studiato tante cose fino all'obiettivo finale, realizzare uno strumento compatto che velocemente potesse dare una risposta. Quindi, prima di tutto abbiamo verificato che questa risonanza plasmonica ci fosse. Questo è giusto per darvi un'idea. Che cosa vuole dire? La spettroscopia Raman, quando noi mettiamo una goccia della nostra soluzione contenente il virus sul quarzo, quindi su un vetrino, vedo solo quello che è il vetrino. E cosa succede se invece lo metto su determinati tipi di substrati? Substrati che sono fatti, lo vedremo dopo, due parole veramente, ma sono fatti semplicemente di metalli nanodimensionati. Tipo di metalli, oro, argento in generale. Perfetto, funziona. Abbiamo provato la riproducibilità in qualche modo, l'effetto della potenza. Non potevamo pensare di poter andare con un laser da 3 watt su un campione per poter vedere qualcosa. Quindi dovevamo verificare che la potenza del laser fosse abbastanza bassa, non troppo per vedere un segnale, ma non troppo alta né per distruggere il campione e anche per poter avere un laser di quelle portate. E in questo caso, questo grafico non è così esplicativo, diciamo che semplicemente se aumentiamo troppo la potenza del laser, il segnale viene disturbato, cambia nel tempo, il che vuol dire che non possiamo lavorare con potenze di laser molto alte. Va bene, l'abbiamo definito anche quel range, diciamo è un gradino che avevamo fatto. La riproducibilità sull'intera piastra dove andavamo a depositare il nostro virus ci diceva che noi ritrovavamo più o meno, insomma, con una buona riproducibilità, sempre lo stesso tipo di spettro, quindi lo stesso tipo di identificativo. Quindi siamo andati avanti e abbiamo iniziato a guardare diversi tipi di virus. Abbiamo adesso i nomi dei virus mi dovranno aiutare i colleghi, ma ecco, questo mi ricordo che era su uno stomatitis, questo il numero 1, il VSV, l'H1N1 invece è qualcosa, è legato all'influenza e così via. Qui non riporto tutti gli spetti per una questione di tempo, ma giusto per farvi vedere come si lavorava. In verde, scusate, in nero, qui c'è lo spettro preso sulla soluzione senza il virus. In verde, invece, quando c'era il virus. Ecco, vedete che compare una banda. Qui non siamo entrati troppo nell'attribuzione del tipo di vibrazione, questo resterebbe un tecnicismo, quindi non entro su questo. Usiamo quello come marker di questo virus. Se cambio virus, come vedete, il marker che mi identifica il virus cambia. Io quindi, a seconda di che cosa sto mettendo sul vetrino, troverò uno spettro nell'altro. In questo caso noi lo sapevamo, ma teoricamente se uno mi desse due vetrini, gli potrei dire quale tipo di virus c'è senza nessuna fatica, tra virgolette, uno spettro ottico. Dopodiché abbiamo lavorato anche su un altro senso, un'altra direzione, cioè sulla rilevabilità, e quindi abbiamo guardato, abbassando la concentrazione, fin dove siamo riusciti ad arrivare.
E quindi cosa abbiamo utilizzato? In alcuni casi l'intensità di una banda, in un altro caso dei rapporti fra le bande, e diciamo che si riesce a seguire un trend. Poi, se questo trend, fin dove siamo arrivati, è sufficiente nell'analisi reale, questo qua è qualcosa da scalare in futuro. Si può fare, diciamo. E il fatto di vedere il trend è una conferma ulteriore del fatto che il segnale che noi stiamo vedendo è proprio legato al virus, altrimenti rimarrebbe costante, chiaramente. Quindi ci siamo spostati adesso sull'elemento nobile, cioè sul SARS-CoV-2. Cosa abbiamo fatto? Lo stesso tipo di analisi, in questo caso abbiamo dovuto lavorare un pochettino di più, perché, vedete, questo è lo spettro della soluzione, in questo caso, e questo è lo spettro del nostro, quando c'è il SARS-CoV-2. A parte questo che viene dal substrato, il picco è brutto. C'è, va bene, però possiamo fare di meglio. E su cosa abbiamo lavorato a questo punto? Quello che vi dicevo, il substrato, cioè la parte di risonanza plasmonica, quella che mandava su il segnale, riesce a amplificarlo più di 1 milione di volte, il segnale, stiamo parlando. E quindi, cambiando i vari substrati, abbiamo trovato questo substrato che, anziché essere fatto da una struttura nanodimensionata di oro e di argento su un substrato di silicio, ma questo è poco importante, diciamo che è fatto da nanoparticelle con una determinata superficie. E in questo caso, come vedete, il picco di risonanza è... Il picco di risonanza è molto più intenso, segno che quei substrati funzionano meglio. Non è scontato che un substrato migliore funzioni sempre meglio, dipende proprio dal tipo di materiale che gli stiamo andando a mettere, perché dipende dalla distanza con cui si lega con l'oro. Quindi, diciamo, dipende da materiale a materiale. A questo punto abbiamo fatto un'altra cosa, volevamo fare uno strumento portatile e l'abbiamo fatto. Abbiamo quindi modificato un determinato strumento commerciale che c'era utilizzando un laser a 1064 nanometri. Questa è stata forse la scelta un pochino più difficile, ma stavamo lavorando alla cieca. 1064 nanometri era stata scelta perché non dovesse dare fluorescenza. Il segnale si vede, ma non si vede benissimo. Il sistema però è portatile, questo è il pro, nel senso che il buono è stato che questo strumento non abbiamo dovuto fare le misure sul SARS-CoV-2 nel mio laboratorio, perché non le avremmo potute fare, ma siamo andati in BLS3. Punto. Le misure fatte in BLS3 sul tampone reale, però vi devo dire che non ha dato un segnale chiaro da un punto di vista statistico. Questo perché noi pensiamo che sia legato prevalentemente proprio allo strumento portatile che noi avevamo. Il punto è che per lavorare sul SARS-CoV-2 in un certo modo dovevamo entrare nella BLS3 e dovevamo avere uno strumento portatile. Quindi il discorso è che probabilmente lavorando direttamente in BLS3 lì abbiamo avuto anche qualche problema sperimentale. Possiamo metterci anche che statisticamente abbiamo analizzato un numero relativamente piccolo di tamponi, perché stiamo parlando tra i 10 e i 15 tamponi reali abbiamo fatto, quindi statisticamente non abbiamo visto un segnale vero, però a onor del vero siamo riusciti a fare quello che all'inizio ci eravamo stabiliti di fare, prefissati di fare, cioè definire una tecnica e la tecnica funziona, e questa è la prima volta che è stato visto. Abbiamo verificato tutti i protocolli e possiamo andare avanti da questo punto di vista. Siamo saliti di TRL, perché se prima siamo partiti da un 1-2 siamo arrivati a un 4-5, nel senso l'abbiamo validato da un punto di vista sempre in laboratorio, però l'abbiamo in qualche modo validato, e qui su questo noi siamo molto ottimisti. Siamo ottimisti nelle prospettive, cioè nelle prospettive abbiamo un'idea molto chiara su come lavorare in futuro, cioè è inutile andare a prendere uno spettro grande, noi sappiamo dove dobbiamo andare a guardare adesso, e quindi focalizzare il nuovo strumento portatile proprio lì dove c'è il segnale. E in base a quello, giocando un pochettino su quello che abbiamo imparato, noi siamo confidenti del fatto di poter riuscire ad arrivare a un TRL maggiore in un tempo relativamente breve, speriamo, siamo ottimisti. Io vi ringrazio per l'attenzione e grazie. Grazie professore. Parzialmente lei ha risposto a una curiosità che mentre l'ascoltavo mi è venuta. Questo sistema che avete insomma studiato potrà entrare nei protocolli ospedalieri e con quali vantaggi? Beh, è immediato, nel senso che in questo caso noi stiamo parlando di uno strumento che non dovrebbe avere più di queste dimensioni, è, per come vogliamo lavorare noi, una volta il tampone
preso dal saliva, dal naso, da quello che poi il medico dice dove ci può essere una concentrazione maggiore, una goccia va appoggiata semplicemente lì. Quindi anche in termini di tempo. È ridotto e i tempi, non ho detto questo, il tempo per avere uno spettro, stiamo parlando di 30 secondi, un minuto, ecco, quello è il tempo di risposta, una volta appoggiato il campione. Perfetto, grazie. Altre domande? Innanzitutto volevo farti i complimenti per questo lavoro che è veramente stimolante, tanto stimolante che mi è venuto in mente che, essendo chimico farmaceutico, forse uno strumento di questo tipo, voglio pensare, voglio vedere come la pensi anche tu, possa essere utilizzato anche per valutare l'attività dei farmaci sui virus. Nel senso che se io ho delle colture cellulari infettate col virus, posso seguire la progressione e l'aumento della concentrazione del virus a seconda che io tratti queste cellule con il farmaco o meno. Pensi che possa essere realizzabile? Potrebbe essere, penso, uno strumento certo. Estremamente valido. Assolutamente. Cioè, e, nel senso, è uno strumento che è sensibile anche alle concentrazioni del virus, ovviamente. Sì, assolutamente. E quindi sì, mi può dire quanto, io posso fare delle curve di inibizione con uno strumento del genere. Lui è sensibile proprio chiaramente perché studiando il modo con cui vibrano determinate strutture, più ce ne sono di quelle strutture, più il segnale è alto e quindi si può studiare benissimo la concentrazione, quindi l'idea è proprio quella. Altre curiosità, altre domande per il professore? Giuseppe. Una curiosità, non conoscendo la tecnologia Raman, quanto è miniaturizzabile, quanto può essere ridotto in dimensione questo strumento? Dipende, è una questione di tecnologia, esistono già degli strumenti portatili, e per portatili intendo dire che li tengo in mano. E l'idea è proprio quella, perché... poi qui si può approfondire il discorso, qual è il limite di quelli piccoli? Il limite di quelli piccoli è il sensore finale e quindi se io voglio vedere uno spettro molto grande e metterlo su un sensore ho poca efficacia, ma se io invece mi seleziono, esatto, con dei filtri solamente una determinata porzione dello spettro, allora a questo punto anche il singolo sensore, anche piccolo, mi può dare un grande segnale. Quindi l'idea è proprio quello di riuscire a miniaturizzare il più possibile. Per quanto possa essere realmente utile, però già portarlo da uno strumento di laboratorio che è di un metro e mezzo, a 20 centimetri è già un buon risultato. Me lo immagino negli stadi, all'ingresso dello stadio oppure all'ingresso... Esatto, quando pensavamo addirittura negli aeroporti all'epoca, poi... Grazie. Grazie mille. Altre domande per il professore? No. Grazie professore, grazie davvero. Invece sui protocolli si è concentrata il progetto MS e RNA for COV, ce ne parla la responsabile scientifica, la dottoressa Daniela Pagnozzi. Prego, prego. Questa la possiamo togliere. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sì, oggi vi racconterò i risultati ottenuti nell'ambito del progetto MS RNA Extra for COV. Un progetto che ha visto la collaborazione di Porto Conte Ricerche con il settore ricerca biotecnologie applicate, l'Università degli Studi di Sassari con il Dipartimento di Scienze Biomediche e naturalmente Sardegna Ricerche con l'Unità di Supporto alla Ricerca Biomedica. Come già detto da chi mi ha preceduto, anche la nostra idea è nata in un momento di grande confusione, grande rincorsa verso quello che si potesse fare in una situazione completamente nuova per tutti, in cui si avevano davvero poche informazioni. L'unico metodo diagnostico disponibile era la real-time PCR, quella che viene fatta sul celeberrimo ormai tampone molecolare, che soffriva di una serie di problematiche, soprattutto all'epoca. Una è stata anche essa già citata, la mancanza di reagenti e materiali di consumo di vario tipo, e anche dei rallentamenti dovuti a dei passaggi proprio della procedura di preparazione del campione, in particolare riferita all'estrazione e alla purificazione dell'RNA. Passaggi che tra l'altro richiedevano l'utilizzo di kit, quindi anche con costi non irrilevanti. Quindi volevamo intervenire in qualche modo per accelerare questi protocolli e rendere il più possibile
indipendenti o comunque meno dipendenti da kit commerciali. Eravamo inoltre curiosi di capire come le metodologie di cui disponiamo a Porto Conte Ricerche e all'Università di Sassari potessero essere messe al servizio della pandemia, provando a fornire metodiche diagnostiche alternative, se non sostitutive, di quelle classiche, ma che magari potessero fornire anche delle informazioni aggiuntive, oltre all'esito positivo o negativo. Avevamo quindi due macro obiettivi: quello di sviluppare dei protocolli che rendessero la diagnostica più rapida, senza però avere delle perdite in sensibilità e specificità, e proporre dei metodi diagnostici alternativi, ma complementari a quelli classici. Perché questo nome è così complesso? Perché sostanzialmente il progetto è stato articolato su due filoni paralleli. Il primo ha coinvolto l'utilizzo della spettrometria di massa, una tecnica estremamente avanzata, sensibile e accurata, in grado di fornire comunque delle informazioni relative alla struttura delle molecole che andiamo a identificare e mediante determinati tool a valle dell'analisi anche sulla funzione putativa che le molecole andrebbero a svolgere in vivo. In parallelo abbiamo lavorato un protocollo sostitutivo della classica estrazione e purificazione dell'RNA per cercare di snellire il suddetto collo di bottiglia. Partendo dal filone mass spettrometri, la prima sfida è stata la messa a punto di un protocollo di preparazione del campione. Noi abbiamo avuto la possibilità di lavorare su leftover gentilmente forniti dall'azienda ospedaliera di Sassari, ma questi campioni, quasi 400 a nostra disposizione, erano sicuramente idonei e ottimali per lo scopo per cui erano stati creati, quindi l'analisi in realtà in PCR, ma non lo erano assolutamente per i nostri scopi, quindi l'analisi in spettrometria di massa. Quindi un lavoro importante è stato fatto già a monte per la produzione di un campione che soddisfacesse i nostri requisiti. Abbiamo quindi sviluppato un metodo in spettrometria di massa con la strumentazione disponibile a Porto Conte Ricerche che fosse mirato all'identificazione selettiva di determinate proteine del virus. In particolare abbiamo ottenuto degli ottimi risultati nell'identificazione di segnali selezionati della nucleoprotein di SARS-CoV-2. Una volta ottenuta la metodica da noi, l'abbiamo trasferita al Dipartimento di Scienze Biomediche, dove è presente una strumentazione sempre legata alla spettrometria di massa, ma con una geometria un po' diversa, che è più idonea alla diagnostica, perché consente di ottenere dei tempi di risposta più rapidi, tant'è che strumenti di questo tipo vengono già comunemente utilizzati nella routine, seppur per altre patologie. In aggiunta abbiamo svolto uno studio di biomarker discovery su proteine dell'ospite, valutando l'analisi differenziale le proteine in tamponi positivi e in tamponi negativi, per vedere se ci fossero delle differenti abbondanze delle proteine nell'ospite, appunto nei due gruppi di campioni. Per quanto riguarda i risultati ottenuti a Porto Conte Ricerche sul metodo che ricerca selettivamente le proteine del virus, in particolare la nucleoprotein, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati in termini di sensibilità, riuscendo a individuare peptidi di questa proteina anche in campioni con una carica virale molto bassa e con tempi di analisi pari a 30 minuti. Il metodo, una volta trasferito all'Università di Sassari, ha dato, seppur con una inferiore sensibilità, un tempo di risposta leggermente inferiore. In ogni caso siamo sicuri che per entrambe le piattaforme siano possibili dei miglioramenti nelle tempistiche e nella sensibilità. Inoltre, seppur di non facile messa a punto, un sogno sarebbe quello di sviluppare con queste tecniche una metodica per la determinazione rapida delle varianti, che avrebbe senz'altro un enorme potenziale su strumenti di questo tipo. Per quanto riguarda lo studio di biomarker discovery condotto sulle proteine dell'ospite nella valutazione di tamponi positivi e negativi al virus, abbiamo identificato una serie di proteine presenti in quantità differenti tra i due gruppi in esame, e in particolare tra le 282 proteine differenziali hanno attirato la nostra attenzione 13 proteine
che sono state associate dai tool, dei software a nostra disposizione, a meccanismi di antiviral defense o host-virus interaction, in sostanza proteine che sono lì perché c'è una risposta alla presenza del virus. E tra queste, 5 sono risultate addirittura presenti soltanto nei campioni positivi. Va da sé che sarebbe estremamente interessante validare la presenza di queste proteine su un ampio numero di campioni per eventualmente utilizzarle a scopi diagnostici o terapeutici. Per quanto riguarda il filone parallelo, quindi quello mirato all'ottimizzazione del protocollo di preparazione del campione, considerando che si aveva a disposizione una metodica standard piuttosto lunga e dispendiosa, abbiamo valutato 3 metodiche parallele, chiamate A, B e C, a monte dell'analisi in realtà in PCR. Le 3 metodiche differivano sostanzialmente per i tempi e le temperature di incubazione, tranne la metodica C che consisteva nell'aggiunta anche di un reagente di lisi. Reagente che a quanto pare ha fatto la differenza, perché a parità di sensibilità con gli altri metodi ha sicuramente sovrastato gli altri in termini di specificità e di conseguenza di accuratezza. Questa metodica è stata quindi direttamente confrontata con la metodica standard, quindi sugli stessi campioni è stata operata la metodica C, la metodica standard e a valle lo stesso protocollo di realtà in PCR, ottenendo una buona correlazione tra i due metodi. In conclusione, abbiamo messo a punto un protocollo di preparazione del campione per la spettrometria di massa partendo dai leftover della diagnostica. Abbiamo sviluppato un metodo selettivo mirato alla ricerca della nucleoprotein di SARS-CoV-2. Abbiamo individuato una serie di proteine interessanti nell'ospite che aumentano, addirittura sono presenti solo in tamponi positivi e quindi essenzialmente potenziali target a fini diagnostici o terapeutici. E abbiamo validato su un buon numero di campioni un protocollo estremamente rapido ed economico, alternativo alla classica estrazione e purificazione di RNA. Protocollo che è in teoria adattabile a qualunque kit per realtà in PCR e applicabile in qualunque laboratorio, tanto che perché non richiede particolare strumentazione. Per concludere ringrazio tutte le persone che hanno partecipato all'ottenimento di questi risultati e tutti voi per l'attenzione. Grazie mille, Teresa. Ci sono domande per la dottoressa? Curiosità? Dottoressa, prevedete una fase 2 di questa ricerca? Ci piacerebbe molto, sicuramente, almeno per qualcuno dei passaggi, dei risultati che ho proposto. E in che prospettiva potrebbe lavorare questa fase 2? Io da massista, storicamente, ho lavorato in spettrometria di massa, mi piacerebbe tantissimo provare a mettere su un sistema per la determinazione rapida delle varianti, quello sarebbe sicuramente molto utile e innovativo e anche valutare la possibilità di confermare queste proteine differenziali, almeno le 5 di particolare interesse presenti solo nei campioni positivi, sarebbe estremamente interessante almeno validarle in un buon numero di campioni. Sì, benissimo, grazie davvero, grazie. Non so se è arrivata anche la professoressa. Abbiamo una domanda? Aspetta. No, bisogna registrare. No, ho visto interessanti dati sulla efficienza, il miglioramento della velocità di risposta, cioè del protocollo, da 40 a 5 minuti. Ecco, ma è questo risultato quanto è trasferibile? Allora, il risultato è assolutamente trasferibile. C'è da dire a onor del bello che nel frattempo sono cambiate un po' di cose, perché noi appunto, come dicevamo, siamo partiti all'inizio e ognuno si muoveva come poteva. Quindi i 40 minuti, ad esempio, presi in considerazione, sono relativi al kit di estrazione e purificazione della Kiagen, magari ce ne sono degli altri, ma più o meno le tempistiche e i costi sono quelli. Quello che è cambiato nel frattempo è che ovviamente, dovendo sostenere un elevato numero di campioni, per cui bisognava dare dei risultati, il tutto si è mosso verso un'automazione del processo e una chiusura il più possibile, anche per evitare che ci fosse l'errore dell'operatore che andasse in qualche modo a inficiare la risposta. Per cui senz'altro la preparazione e quindi il workflow è cambiato nei mesi. Quello che però secondo me deve rimanere di questa esperienza nostra, ma come credo anche in altre presentazioni, è che questi protocolli, questi adattamenti sono spendibili sicuramente su una serie di
possibili condizioni parallele. Laddove c'è la necessità di andare in fretta, si fa il pull oppure si valuta una metodica più veloce? Se la risposta è positiva, successivamente si può andare poi a validare con un altro sistema, con qualcosa di più ufficiale, più standardizzato. Ma se la necessità è essere rapidi, allora questo sicuramente è un buon sistema. Esattamente. Ci siamo mossi tutti sulle stesse necessità, da quanto mi sembra. Grazie mille, perché abbiamo visto quanto la rapidità sia fondamentale poi in queste situazioni. Grazie. Non so se è arrivata la professoressa Esposito, no? E allora andiamo avanti, io chiedo quindi un cambio al tavolo dei relatori, passiamo alla sessione dedicata alla terapia con il professor Innocenzi e il professor Maccioni, prego, grazie. Quindi, prego, grazie. Professore Innocenzi, voi avete lavorato sui materiali invece, con un progetto di cui abbiamo parzialmente già sentito parlare, c'è stata qualche fuga di notizie, ma oggi siamo curiosi davvero di ascoltarla, grazie. Ringrazio, sì, diciamo perché con grande fortuna siamo riusciti a mettere a punto un sistema antivirale molto efficiente, almeno nel come l'abbiamo testato con la variante Wuhan. E diciamo un po' fortuna anche in coscienza, perché diciamo un anno scienziato che si mette a fare un antivirale sembra una cosa veramente molto strana, però qui devo ringraziare moltissimo Sardegna Ricerche, la dottoressa Serra, tutto lo staff di Sardegna Ricerche, la parte di supporto biomedico. Siamo riusciti a mettere su invece un gruppo di ricerca veramente multidisciplinare. Io credo che questa è l'unica strada percorribile nel prossimo futuro, cioè quella di mettere delle risorse in termini di infrastrutture e di persone con numero significativo e con competenze diverse, perché soprattutto una sfida come questa altrimenti non si può affrontare. E noi siamo partiti proprio all'inizio dell'epidemia, siamo partiti ragionando, ma benissimo, quali sono i nanomateriali? Noi siamo, diciamo, scusate la parola, nanoscienziati. Noi mi occupo di nanobiotecnologia, cioè l'applicazione dei nanomateriali, nanotecnologie alla biologia, alla biotecnologia. Quindi siamo partiti proprio ponendoci la domanda: ma cosa è stato fatto fino adesso, proprio all'inizio? Quali sono gli studi, le possibilità di applicare nanomateriali? Lì abbiamo già fatto una selezione, nanomateriale a base di carbonio, perché l'idea deve essere biocompatibile e a basso costo. In letteratura c'è stata un'esplosione di lavori, come nella diagnostica, un'esplosione di lavori e applicazioni di nanomateriali come antivirali, però deve essere una cosa realistica. Il grafene non è assolutamente realistico, funziona come antivirale, ma è come una specie di super rasoio che taglia tutto e ovviamente è inutilizzabile. Come piattaforma potrebbe avere qualche utilizzo. L'altra applicazione sono i fullereni, ma per applicazioni esterne, oppure i carbon dots, poi ci sono anche i nanodiam, insomma tutta la famiglia. Noi li abbiamo studiati tutti con molta attenzione, dopodiché abbiamo deciso che avremmo fatto qualcosa di un po' diverso, sempre però partendo da nanomateriali a base di carbonio. Questo è il famoso Covid, faccio vedere l'immagine, uno perché gli spike, non tutti lo sanno, si muovono, ma proprio perché la cosa fondamentale sono le interazioni elettrostatiche. Quindi noi ragioniamo da nanoscienziati, abbiamo detto, va bene, come insegno sempre quando faccio il corso di nanobiotecnologie, il virus è qualcosa di un po' particolare visto da un punto di vista nano, cioè è un nanoggetto che ha una certa dimensione, in questo caso circa 120 nanometri, ha una certa carica, il virus è caricato negativamente. Quindi l'idea cosa è stato di costruire un nanomateriale, diciamo in qualche modo complementare al virus, che fosse in grado di interagire e di bloccarlo, di bloccare l'inibizione. Perché il problema, quando pensiamo agli antivirali, il Remdesivir è un antivirale che funziona bene, Davide l'ha testato tante volte in laboratorio, funziona molto bene fino alla Delta. Ce ne sono altri, tipo quelli della Merck, che stanno mettendo in commercio, però il problema è che quelli intervengono dopo, quando il virus è già entrato all'interno delle cellule.
Il virus si nasconde dietro, no? Cioè, se uno dice lo assaggiasse il virus saprebbe di zucchero probabilmente, no? Ci sono tutti questi glicani che funzionano proprio da stealth, quindi è difficilissimo da bloccare in qualche modo. E il punto è dove si attacca, dove c'è quello che si chiama il receptor binding domain. Qui lì bisogna riuscire a interagire con quella parte del virus se lo vogliamo bloccare, se vogliamo costruire un antivirale di questo tipo. Ripeto, ce ne sono tantissimi, però il problema degli antivirali è che se quelli di tipo Remdesivir funzionano dopo è un grosso problema. Quello che vedete, la parte carica con cui ci si può attaccare è la parte che si trova nel capside, cioè gli idrossili, i carbonili, le ammine e l'acido carbossilico. Se noi pensiamo, cioè questi sono i punti di attacco dove poi sulla superficie in cui interagisce effettivamente con l'ace è la parte con cui possiamo interagire anche noi. Cosa abbiamo fatto? Ecco, questa è la parte, proprio si vedete, no? Nell'RBM, la parte dove si attacca e dove poi avvengono le mutazioni che vanno a determinare la capacità del virus di attaccarsi al recettore. Ecco, questa è un'immagine che ho preso da un antivirale, di un gruppo che sviluppava un antivirale, che è una specie di, vedete, di sistema. Questo è fatto una gabbietta di DNA che riesce a intrappolare il virus. Questa è un'idea su cui stanno lavorando alcuni gruppi di ricerca per gli antivirali, tra cui noi, cioè costruire un nanosistema che interagisce col virus prima che questo entri nella cellula. Il risultato, noi siamo partiti da un amminoacido, la nostra scelta dopo tante cose, siamo partiti dalla lisina, perché la lisina ha dei grandi vantaggi. Intanto abbiamo visto che avevano fatto dei carbon dots partendo dalla lisina, però il carbon dots è non so quanto siate familiari, il carbon dots è una specie di scatola nera, cioè si brucia qualcosa di organico, vengono queste reazioni di pirolisi e si forma un oggetto, una nanoparticella di solito pochi nanometri, che ha delle proprietà particolari ma sono molto difficili da controllare effettivamente a livello di struttura. Se si parte da un amminoacido e ci si ferma prima, cioè prima che formi un carbon dot, si riescono a ottenere tutta una serie, si possono ottenere tutta una serie di polimeri che voi conoscete benissimo, la polilisina epsilon alfa, o strutture tipo dendrimero o strutture hyperbranched. Tutti questi sono eccellenti antivirali, cioè questa è una cosa conosciuta sin dagli anni 50, pensate, una cosa un po' strana. Tutte queste strutture in qualche modo, sia quelle lineari ma quelle a dendrimero, a struttura dendrimero, in qualche modo sono antivirali, e sono antivirali perché hanno una carica positiva, cioè perché sono dei policationi. Questo è il sistema per cui riescono in qualche modo a interagire con i virus. Sono stati testati su diverse tipologie di virus, molte erano per esempio il virus del tabacco, ma anche l'HSV1, l'HSV2 e in particolare poi quello che è più vicino, cioè che è già praticamente in commercio, è la lisina dendrimero come antivirale per l'HSV1. Ci sono già delle creme HSV2 che sono in commercio. Noi diciamo il punto è però riuscire a realizzare questo tipo di strutture da un punto di vista chimico non è semplicissimo. Fare un dendrimero partendo dalla lisina richiede una chimica molto complessa. Noi abbiamo messo a punto una sintesi più semplice, veloce, utilizzando come catalizzatore l'acido borico, che non era mai stato applicato, e funziona molto bene perché riusciamo a controllare tutte le reazioni in cui formiamo la molecola, semplicemente diciamo una reazione termica controllata. Vedete, la reazione di amidizzazione in cui si forma il peptide avviene intorno ai 200 gradi e lo controlliamo molto bene questo. Alla fine del processo di purificazione si ottiene una nanoparticella a dimensioni più o meno delle dimensioni del virus. L'altro vantaggio, vedete, questa è la fluorescenza della nostra nanoparticella, emette nel blu, quindi non solo noi otteniamo un materiale antivirale, ma riusciamo anche a ottenere un marcatore, per cui vediamo esattamente quello che succede all'interno della cellula. Questa è una cosa veramente molto particolare. Abbiamo scoperto che questo tipo di nanoparticelle polimeriche, che sono di struttura hyperbranched, sono anche degli ottimi marcatori fluorescenti. Cosa molto importante è citotosse, questa è la prima cosa, sono state fatte le misure, le analisi in vitro,
prendendo come riferimento il Remdesivir. Questo ringraziamo tutti i nostri colleghi della Virostatics che hanno fatto il Porto Conte ricerche nella BSL3 di Porto Conte. Ecco, una cosa molto importante è che il mio laboratorio, sono al Dipartimento Scienze Biomediche, Università di Sassari, anche se sono, diciamo, noi siamo dei nanoscienziati, quindi dove ci mettono stiamo. Però il mio laboratorio è insediato a Porto Conte Ricerca, quindi abbiamo Virostai, sono nostri vicini di Porta, c'è cioè Porto Conte, quindi questo è stato molto importante. Ecco, come vedete, il Remdesivir fino a una certa concentrazione, perché il problema degli antivirali tipo Remdesivir è proprio il fatto che oltre una certa soglia cominciano a essere citotossici in modo molto sensibile. Anche nella più alta concentrazione utilizzata i nostri sistemi non sono citotossici. Ripeto tutte queste cose, anche quando poi c'è sempre un grande hype in pubblico sugli antivirali, bisogna fare attenzione che stiamo parlando di analisi in vitro, in laboratorio. Poi nel mondo reale le cose possono cambiare anche in modo molto radicale, però questo è il Remdesivir in laboratorio con un ottimo antivirale. Funziona bene. Il problema di questa tipologia di antivirali è il momento in cui viene somministrata. Infatti anche questi messi dovrebbero mettere in commercio la Merck. Il problema è che se non si fa all'inizio non si riesce a bloccare. Una volta che è entrato il virus ha una velocità di replicazione tale che non lo si riesce più a bloccare. E questo è il risultato. Come vedete riusciamo a bloccare completamente la replicazione del virus, lo inibisce praticamente al 100%. Questa è la variante, stiamo parlando della variante V1. Questo sistema diciamo, è quindi non citotossico, molto semplice da realizzare. La struttura l'abbiamo ben caratterizzata grazie anche qui al supporto del laboratorio di NMR di Sardegna Ricerche, quindi lo conosciamo bene, lo riusciamo a produrre e controllare. Quindi questo è uno dei, al momento sulla carta, fra i più promettenti antivirali che ci sono per questa tipologia. Ovviamente la strada è lunghissima per arrivare al mondo reale. Come vedete, queste sono immagini del campione, non la placca di cellule, questo quello non infettato, questo infettato e questo quello protetto con il nostro antivirale, vedete lo protegge benissimo dalla infezione virale. Questo, anche questo è molto importante, dicevo funziona anche bene come per fare bioimaging in questo sistema, quindi si vede che non entra all'interno del nucleo delle cellule. Questo è l'articolo che poi abbiamo pubblicato, ma abbiamo anche ovviamente coperto tutto il sistema con, abbiamo due brevetti, due richieste di brevetti, abbiamo pubblicato. Ecco, questa è la nostra visualizzazione grafica del nostro, del nostro sistema antivirale, questa è la copertina su nanoscale. E questo è il ringraziamento a tutte le persone, ovviamente è stata una corsa contro il tempo. Grazie quindi a Sardegna Ricerche, Porto Conte Ricerche, Virostatics e ovviamente tutte le persone del mio laboratorio, i ragazzi che hanno veramente lavorato intensamente per questo risultato che, visti i tempi brevi, credo che sia stato veramente, siamo molto soddisfatti e ovviamente speriamo che nel futuro di vederlo applicato. E infatti professore, questa è la mia domanda, ci aiuta a immaginare un'applicazione nel mondo reale, come diceva lei, di questo tipo di materiale? Allora, qualcosa di simile a quello che vi ho fatto vedere, un dendrimero a base di lisina, è diciamo l'idea di commerciarlo come spray nasale. Cioè non è una cosa che noi pensiamo, perché altrimenti se vogliamo andare tutta quella fase lì è estremamente complicato e secondo me non è detto che funzioni. Ma quello di cui c'è bisogno, siccome poi il SARS coronavirus, il SARS-CoV-2 si attacca preferenzialmente alle cellule vie respiratorie, avere una specie di spray nasale che lo blocca o ti protegge in quella fase è molto importante, come si possono fare altre creme. Questo, la cosa interessante noi adesso è testarlo con altri virus, perché il punto cruciale è avere dei sistemi antivirali che si chiamano broad spectrum, che funzionano non solo con questo, ma con una minima variazione, anche con funziona ad ampio spettro, con tanti virus diversi o di famiglie simili, e siano applicabili diciamo anche con una piccola variazione. Adesso il nostro studio futuro sarà riuscire un po' a cambiare, vorremmo avere, perfetto, cambiare la carica superficiale, cambiare i punti di interazione, ovviamente è uno studio un po' più complicato, però questo è il questa punto. È la direzione. Sì. Grazie mille. Curiosità? Domande per il prof? Benissimo. Grazie mille, grazie professore.
E adesso il professor Elias Maccioni, che con il suo progetto ha lavorato sugli agenti terapeutici, perché il professore dice un vecchio adagio: prevenire è meglio che curare, ma anche curare non è male in questo caso. Eh sì, giustamente mi fa notare che curare non è male, certo ormai prevenire è sicuramente la strategia migliore, in effetti mi viene anche un po' male dirlo, perché essendo un chimico farmaceutico io sono più propenso a progettare qualcosa per curare, il vaccino mi sta antipatico, tra virgolette, perché ci ruba il mestiere, però lo fa, sono molto contento che ci sia, ecco, che ci rubi il mestiere in questo particolare caso. Il progetto è sicuramente un progetto dal titolo estremamente ambizioso, perché identificazione di agenti terapeutici per il trattamento clinico dell'infezione da SARS-CoV-2, con un nome accattivante, Drug for Cov, perché? Perché tutti noi sappiamo che in realtà la progettazione di un farmaco è un processo estremamente lungo e richiede molti anni perché il farmaco possa passare dal laboratorio effettivamente all'uso clinico, quindi essere disponibile o negli ospedali o acquistabile nelle farmacie. Tuttavia ci sono delle strategie che possono accorciare questi tempi e sono state ampiamente sfruttate in questo caso specifico. Vediamo a quali sono gli attori principali di questo progetto. Gli attori sono ovviamente Sardegna Ricerche e l'Università di Cagliari in questo progetto di ricerca che è stato finanziato da Sardegna Ricerche, ma che nasce in realtà da una collaborazione preesistente per progetti che niente avevano a che fare con il SARS-CoV-2 fra il nostro gruppo di ricerca e l'unità di supporto della ricerca biomedica, facendo riferimento a quei progetti di ricerca collaborativa di cui ha parlato il dottor Serra, che sono che ci hanno aiutato e ci hanno consentito di raggiungere ottimi risultati già in passato. Tre attori diversi, ma scelti con estrema cura, perché uno è ovviamente il gruppo di cui io faccio parte, il gruppo che si è occupato delle attività di chimica farmaceutica. Il chimico farmaceutico essenzialmente è uno che non è un chimico e non è un medico, è uno che si occupa di una scienza che sta un pochino a mezza via fra queste due discipline, nel senso che deve essere un chimico perché deve conoscere la chimica, deve essere in grado di fare la sintesi organica, ma allo stesso tempo deve avere delle competenze biomediche, quindi nel nostro gruppo ci sono dei ricercatori che sono specializzati proprio nella caratterizzazione strutturale della modellazione delle molecole biologiche, che ci consentono anche di studiare l'interazione di queste molecole con i potenziali farmaci. E fra l'altro dobbiamo anche essere in grado di sintetizzare queste molecole, perché noi possiamo progettare un farmaco, ma finché materialmente non possediamo la molecola non possiamo valutarne l'attività. Né in silico, ovvero al computer, né effettivamente nella realtà, che può essere un saggio biochimico, un saggio su cellule infettate con dei virus, come in questo caso, ed ecco quindi la perfetta complementarietà della seconda unità di ricerca di questo progetto, che è l'unità che si è occupata dell'attività di virologia, l'unità del professor Tramontano, che ovviamente ci ha consentito di valutare se quello che noi pensavamo, progettavamo e effettivamente producevamo era o meno valido dal punto di vista dell'attività biomedica di Sardegna Angius, che si è occupata appunto della caratterizzazione strutturale sia delle molecole che abbiamo acquistato, perché ahimè anche i chimici farmaceutici delle volte acquistano delle molecole, poi vi spiegherò perché, sia delle molecole che poi abbiamo sintetizzato. Perché abbiamo acquistato delle molecole? In realtà noi abbiamo utilizzato diversi approcci. Siamo partiti in una fase, come hanno già detto i colleghi che hanno parlato precedentemente, una fase che era abbastanza concitata e soprattutto, almeno personalmente, io non sapevo nulla di questo virus, era saltato fuori quasi dal nulla, sì, avevamo letto qualcosa, ma ci riguardava relativamente poco di virus simili come SARS o MERS,
ma questo virus ha incominciato a toccarci di persona e quindi ci ha stimolato a approfondire queste nostre conoscenze. Peraltro era anche abbastanza difficile approfondirle, perché non è che ci fossero tante informazioni. E in una fase iniziale noi ci siamo concentrati su due proteine non strutturali, cioè sono delle proteine che non servono appunto per la struttura del virus, ma che svolgono delle funzioni enzimatiche, quindi servono per processare il virus e per favorire la sua replicazione, che sono la proteina non strutturale 12, che è una RNA polimerase, è quella che permette al virus di replicare il suo RNA, di produrre gli mRNA che poi utilizzeranno l'apparato biologico della cellula per sintetizzare le proteine necessarie per la creazione della nuova progenie virale, e un altro enzima parecchio simpatico che è la proteina non strutturale NSP16, che è una... è un'evoluzione del virus, perché sono anche furbetti questi virus, che gli consente di mascherare tutti questi prodotti, tutti questi RNA che lui produce, travestendoli con un cappuccio, in modo tale che il sistema immunitario della cellula non li riconosca e quindi non possa distruggerli. Perché ovviamente le nostre cellule, ogni qualvolta hanno qualcosa di esogeno, si attivano per combatterlo. E quindi questi erano i nostri target iniziali. E qui abbiamo utilizzato degli approcci diversi. Un approccio iniziale, che se volete è anche l'approccio più semplice e soprattutto quello più rapido, perché in queste prime fasi della pandemia la rapidità era ovviamente una priorità, perché dovevamo rapidamente arrivare a avere qualcosa di attivo contro questo virus. Anche i vaccini erano in una fase un po' controversa, c'erano i primi vaccini, le vaccinazioni andavano molto a rilento e quindi l'esigenza di strumenti terapeutici era sicuramente molto pressante. E l'approccio che abbiamo utilizzato è un approccio di tipo computazionale, che viene detto ligand based. Cosa significa? Che si prende qualche molecola che più o meno funziona sul virus o che ha un target specifico molecolare nel virus, e si cerca di utilizzare delle tecniche computazionali per progettare qualcosa che assomiglia a questa molecola e che quindi, avendo una struttura simile, possa anche avere potenzialmente un'attività simile. E questo già si capisce che acceleri moltissimo il processo di individuazione di nuove molecole, perché grazie a questo processo si possono individuare rapidamente, screenando dei database molecolari molto ampi, delle molecole con una buona potenzialità di attività nei confronti del target che noi ci siamo prefissati. E per fare questo abbiamo deciso di utilizzare due molecole campione su cui basare la nostra ricerca, che erano appunto il ormai estremamente citato Remdesivir e la sinefungina, che erano rispettivamente un target per la polimerasi, quindi per l'NSP12, e una molecola che invece era in grado di inibire e di legarsi alla NSP16. Questo tipo di approccio, come dicevo, consente di screenare dei database. Allora, se abbiamo fretta e vogliamo ottenere qualcosa che io domani posso effettivamente dare a un paziente, la cosa più logica da fare è utilizzare il database di molecole che sono già approvate per l'uso clinico, e quindi voi noterete che effettivamente uno dei database che noi abbiamo screenato, scusate, io odio non avere il mouse, ma me ne farò una ragione, il database che abbiamo screenato è quello di farmaci e metaboliti attivi di farmaci, per vedere se fra queste molecole già in commercio per gli usi più disparati, usi terapeutici più disparati, ci fosse qualche molecola che in qualche modo rassomigliasse o al Remdesivir, perdonate la semplificazione, rassomigliasse al Remdesivir o alla sinefungina. Allo stesso tempo però, avendo una estrema rapidità di screening, abbiamo anche screenato un database di composti che originano da piante sarde, quindi composti di origine naturale, perché nel nostro gruppo di ricerca ci sono delle persone estremamente esperte nell'estrazione di prodotti naturali da piante sarde o anche da piante non di origine sarda,
E poi abbiamo screenato anche dei database di composti sintetici, fra cui una nostra libreria che ormai è diventata abbastanza ampia, di composti sintetici. Grazie a questo approccio abbiamo potuto individuare delle molecole che presentavano un'attività abbastanza interessante, anche se non così interessante come noi avevamo idea o ce l'avevamo prefissati di ottenere, che funzionavano sia nei confronti della polimerasi, in minima parte anche nei confronti della metiltransferasi, ovviamente parliamo di set di molecole diverse, e tuttavia queste molecole non le abbiamo portate avanti perché non superavano la nostra concentrazione soglia. Noi ci eravamo praticamente prefissati una concentrazione soglia nel saggio biochimico, quindi di attività di inibizione enzimatica, che ci garantisse poi una prospettiva futura quando fossimo passati dal saggio biochimico sull'enzima al saggio cellulare, dove generalmente si perde un po' di attività perché la molecola deve anche avere non biodisponibilità, perché parliamo comunque di colture cellulari, ma deve avere, visto che i target si trovano all'interno della cellula, deve avere quantomeno la capacità di entrare all'interno delle cellule. Prof, mi perdonerà, le devo chiedere di accelerare un pochino, se no non riusciamo. Un secondo approccio è stato invece l'approccio cosiddetto structure based. La parte computazionale del nostro gruppo di ricerca ha cercato di individuare proteine che svolgessero un'attività simile in altri virus, quindi delle polimerasi in questo caso, ci riferiamo all'NSP12, è stato in grado di evidenziare delle similitudini strutturali, oltre che funzionali appunto, in una proteina non strutturale del virus dell'epatite C. Da qui il passo è stato abbastanza breve e abbiamo voluto provare una molecola che fosse appunto attiva nei confronti dell'epatite C, in particolare sulla polimerasi dell'epatite C, il dasabuvir, e screenare tutta una serie di composti che avessero delle analogie strutturali già presenti nel nostro database o opportunamente sintetizzati per lo scopo. E in questo caso siamo riusciti a individuare due molecole che sono abbastanza interessanti, perché hanno la capacità di inibire la polimerasi del SARS-CoV-2 in modo non competitivo, quindi non funzionano come ad esempio il remdesivir, che è un inibitore di tipo competitivo ed è un profarmaco, ma funzionano come inibitori allosterici, e a quanto mi risulta sono sicuramente fra i primi inibitori allosterici che sono stati sviluppati proprio per questo tipo di proteina. Tuttavia queste molecole non hanno poi mostrato attività nella replicazione, nello studio di replicazione nelle cellule, e diciamo che il processo è andato avanti e quasi alla fine, forse anche in parte alla fine, a progetto già ormai ultimato, sono arrivate nuove informazioni su questo virus, e in particolare sono arrivate delle informazioni strutturali. Parliamo dell'ultimo articolo in cui è stata data una definizione strutturale di questo target, che è l'elicasi del virus, l'NSP13, parliamo di agosto 2021, quindi estremamente recente, e questo ci ha consentito di buttarci a capofitto in una progettazione ex novo di molecole che, in base alle informazioni strutturali che erano in nostro possesso, potessero agire su questo nuovo target, che è comunque essenziale per la replicazione virale. E grazie a queste informazioni abbiamo individuato, questo è un primo set di molecole, in realtà ce n'è anche un secondo, ma ci siamo passati i dati soltanto a voce col gruppo del professor Tramontano, ci ha consentito di individuare un set di molecole, anche un secondo, che hanno dimostrato tutte un'attività di inibizione nei confronti di questa enzima elicasi, che è fondamentale per il complesso di replicazione dell'RNA virale, che funzionano nel basso range micromolare. Diciamo che già questo sarebbe stato un motivo di grande soddisfazione, visto che non sono presenti così tanti inibitori con una struttura drug-like dell'enzima elicasi, ma in realtà una di queste molecole poi si è dimostrata attiva anche a concentrazioni micromolari nell'inibire la replicazione virale, e quindi chiaramente siamo estremamente soddisfatti.
Non vi mostro nessuna struttura perché questi dati non sono stati pubblicati e ovviamente pensiamo di brevettarli e di proseguire con questo tipo di ricerca che a questo punto è direi più che promettente. Benissimo, grazie professore. Un'ultima slide giusto per far vedere sì. Che ci sono state tante persone che hanno collaborato, come vedete le persone che sono dedicate alla parte di chimica farmaceutica sono tante, ma lavorare in laboratorio sia per quanto riguarda la parte computazionale sia per quanto riguarda la parte di sintesi è sicuramente un lavoro estremamente impegnativo, qualcuno se ne va via anche a notte fonda. Penso che lo stesso capiti nel laboratorio del professor Tramontano, almeno a giudicare delle facce stanche che vedo spesso quando li incrocio. E sicuramente è stato fondamentale l'apporto tecnico della dottoressa Rosella Angius, che è stata sia... citatissima. Sì, citatissima perché è onnipresente, nel senso che ha lavorato alla caratterizzazione, in più anche a curare tutta la parte più amministrativa che comunque accompagna questi processi e ovviamente... tutti gli altri componenti del gruppo di supporto per la ricerca biomedica di Sardegna Ricerche che hanno contribuito allo sviluppo di questo progetto. Sì, abbiamo una squadra che il mondo ci invidia effettivamente. Grazie professore. Ci invidiano, però io sono contento di averla. Esattamente. Grazie di cuore, grazie mille. Se ci sono domande, dobbiamo essere... purtroppo un po' rapidi, noi vi ringraziamo anche per aver accettato questa sfida dei minuti, so che insomma sintetizzare in pochi minuti una ricerca di mesi non è semplice, quindi grazie davvero a tutti i relatori. Se non ci sono curiosità, direi che possiamo passare agli ultimi due relatori della giornata. Il professor Tramontano, la professoressa Esposito, grazie se potete raggiungermi. Sì. Professoressa, la faccio accomodare al tavolo e poi le do. Prego, si accomodi pure. Professore, siamo insomma proprio sulle notizie più strette perché ci parlerà di varianti, quindi insomma strettissima attualità. Sì. Beh, innanzitutto volevo ringraziarvi per questo momento. No, aspetta. Andiamo avanti. Ok. E anche di rivelo tutto il lavoro che Sardegna Ricerche ha fatto in questo anno. Devo dire che la sensibilità che hanno dimostrato è stata per me veramente molto significativa e dimostra come, diciamo, se esiste un tessuto che è preparato, lo scientifico è preparato per affrontare queste sfide possono essere affrontate nel tempo. Questo è un tema molto importante, secondo me, che in prospettiva, diciamo, deve essere una lezione che questa pandemia ci lascia, nel senso che avere un distretto biomedico forte e ampio nei suoi interessi è secondo me una ricchezza per l'isola che spero che insomma, anche il PNR possa aiutare a sviluppare. Ora, in questo progetto che velocemente descriverò, abbiamo pensato, adesso tutti quanti appunto parlano di varianti virali, questo diciamo quando noi abbiamo disegnato questo progetto, stiamo parlando di aprile-maggio forse 2020, diciamo nessuno parlava ancora di varianti, perché ma in effetti davvero oggi sappiamo che questi virus inevitabilmente nel tempo producono varianti. Non sto parlando bene? Okay. E, quindi il progetto, eccolo qua, il progetto ha lo scopo di caratterizzare la variabilità genetica e le dinamiche di diffusione del SARS-CoV-2 in Sardegna. Evidentemente, essendo un'isola, la Sardegna si presta molto bene a questo tipo di studi, sia dal punto di vista della comprensione, diciamo, delle vie di ingresso e anche delle tempistiche di ingresso rispetto all'andamento pandemico mondiale,
sia dal punto di vista della generazione di varianti virali locali, dove la variante virale non necessariamente è una variante, diciamo, che ha un escape rispetto al sistema immunitario, quelle che sentiamo dalla MIS, diciamo, le varianti di interesse, ma le varianti che possono avere tante, in realtà, tante variabilità e avere, diciamo, una acquisizione di fattori che non sono limitati semplicemente alla, alla evasione del sistema immunitario come intesa come rapporto fra gli anticorpi e il virus. In realtà c'è tutto un tema di evasione del sistema immunitario innato che invece è molto importante, che, diciamo, non è sulle pagine dei giornali, ma su cui c'è una vasta letteratura, si sta approfondendo una vasta letteratura ormai. Questo progetto è un progetto collaborativo che ha messo insieme essenzialmente l'Università di Sassari, l'Università di Cagliari, un centro di Nuoro e CLS4 e Sardegna Ricerca, in particolar modo a Sassari il professor Rubino, il professor Luzzaro, la professoressa Serra, a Cagliari, diciamo, il laboratorio del Germano Ru, che poi è Sardegna Ru, ma che fanno riferimento poi al Policlinico con il dottor Coghe, a Nuoro con il laboratorio del dottor Mameli, dottoressa Fiamma e il loro team, CLS4, che si è curato, quindi questo aspetto, tutti questi laboratori sono gli laboratori da cui noi abbiamo preso i campioni essenzialmente. Il CRS4 che diciamo con Giorgio e con Roberto Cusano, che avete sentito parlare prima, hanno curato tutta la parte di sequenziamento, e noi che, diciamo, abbiamo coordinato e poi ci siamo occupati della parte di analisi genomica. Ora, in questa diapositiva vedete l'andamento in Sardegna del numero di casi, questi sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità, dei casi delle varie ondate in Sardegna. Quindi abbiamo la prima ondata, la seconda con una spalla, la terza e quella attuale. Il progetto si prevedeva inizialmente di andare a sequenziare circa 650-700 genomi. Noi attualmente lo stiamo sviluppando in avanti, abbiamo sequenziato circa 450 genomi e vedete qui la distribuzione, diciamo, dei genomi in base alle diverse ondate, che grosso modo, diciamo, segue appunto come quantità la distribuzione delle varie ondate. Ora, questa slide è molto complessa, quindi non ve la spiegherò nel dettaglio. Qui praticamente in questa slide vedete le analisi genomiche dei 450 genomi tutti insieme. La maggior parte di questi genomi appartengono alla seconda fase, al classe filogenetico maggiore, okay, che è quella, come dicevo, vi ho fatto appena vedere, dal punto di vista quantitativo in Sardegna è stata quella che, diciamo, più ha provocato contagi e più ammalati e più morti, okay? E all'interno di questo, diciamo, non ho il tempo di entrare nei dettagli della spiegazione di queste slide, ma qui diciamo già si possono osservare un ruolo di variabilità genomica all'interno delle varie aree geografiche, distretti geografici della Sardegna, Cagliari, Nuoro e Sassari, e anche, diciamo, in una fase tardiva, cioè vi ho fatto vedere che prima c'è una spalla, diciamo, della seconda ondata, inizia ad esserci una diversità fra il corpo della seconda ondata e la fase tardiva di questa seconda ondata. Tenete conto che queste sequenze, quando dico variabilità, non mi riferisco solo alla spike, cioè qui non stiamo parlando solo dell'interesse di varianti di interesse, diciamo, appunto, che riguardano l'evasione sia immunitario adattativo, cioè di anticorpi. Stiamo parlando di una variabilità che può essere anche dovuta a mutazioni diverse, che possono però dare a maggiore patogenicità piuttosto che maggiore diffusione per altri meccanismi rispetto alla semplicemente all'evasione dal sistema immunitario. Una minoranza di sequenze, appunto, della seconda fase sono separate, e anche qui noi stiamo andando a identificare in che senso e che ruolo hanno per queste mutazioni. Questa diapositiva mostra per differenza, diciamo, le diversità della seconda e della terza fase, okay? Quindi del primo picco pandemico, di marzo, aprile, maggio 2020, e quello poi che è seguito successivamente nella terza fase del 2021.
E come vedete sono sequenze diverse, non solo nella spike, ripeto, ma anche in sequenze interne, e sono, diciamo, analisi diciamo che noi stiamo svolgendo per capire, diciamo, per dare delle informazioni alla Sardegna, ma al mondo, alla comunità scientifica, dell'evoluzione in una zona ristretta del virus, quindi come il virus si evolve all'interno, diciamo, di un'isola. Okay? Accanto a questo abbiamo fatto alcuni focus, alcuni li abbiamo già pubblicati, altri li stiamo pubblicando. Il primo focus che abbiamo già pubblicato in collaborazione specialmente con il laboratorio di Nuoro, quindi l'ospedale di Nuoro, è stata la descrizione dei primi casi di come è arrivato il virus in Sardegna nelle zone interne, ed è un lavoro che appunto ha rivelato da subito una notevole diversità genomica dei genomi locali di SARS-CoV-2, quando questo l'abbiamo fatto quando ancora diciamo si pensava che non ci fosse una significativa diversità genomica. Ok, l'abbiamo pubblicato su una rivista di microbiologia abbastanza di buon livello. Successivamente abbiamo proseguito con un lavoro che abbiamo appena sottomesso in collaborazione con l'Università di Sassari invece lo studio dei virus nei migranti che sono arrivati in Sardegna. In particolar modo, se vi ricordate, c'è stata tutta una storia sulla una nave che si chiamava Leon Kurdi, che è stata lasciata al largo della Sardegna, e noi abbiamo fatto un focus quindi per capire come il virus presente nei migranti potesse essere caratterizzato. E questo appunto questo lavoro è stato fatto principalmente grazie alla collaborazione con il professor Rubino ed è appunto attualmente sotto revisione. Accanto a questo, stiamo per sottomettere un terzo lavoro, perché se vi ricordate come in questi giorni a Sassari, comunque purtroppo le infezioni nosocomiali sono significativamente impattanti nella diffusione della malattia. Questo è stato vero specialmente nelle primissime fasi dell'epidemia, quando ancora gli ospedali non erano ben attrezzati per venire a capo di questa infezione che si trasmette per via aerea. E insieme quindi con l'ospedale di Nuoro abbiamo fatto una caratterizzazione genetica delle sequenze circolanti nel contesto nosocomiale di tre diversi focolai infettivi che hanno riguardato l'ospedale di Nuoro. Ancora stiamo insieme all'Università di Sassari mettendo a punto anche un ulteriore lavoro, un focus, che riguarda l'arrivo in Sardegna della variante inglese, che adesso è stata soppiantata dalla variante Delta, ma comunque sapete che questi processi sono processi molto, molto importanti da studiare per capire come un virus soppianta un ceppo preesistente. Quindi alla fine i risultati di questo lavoro sono più o meno, siamo a due terzi del lavoro, quindi abbiamo ancora un po' di strada da fare per concludere il progetto. Comunque da questo punto di vista cercheremo di avere una panoramica alla fine del progetto che ci dia, speriamo copra l'intera pandemia, nel senso di notare che copriamo più alla fine, speriamo di arrivare alla fine di questa pandemia, e d'altro canto abbiamo all'interno di questo processo messo a punto dei focus che ci permettano di definire alcune caratteristiche evolutive del virus e anche comprendere come appunto questo virus in Sardegna si è mosso e si è evoluto. Vi ringrazio e sono finito. Grazie mille, perfetto, doppio grazie. Domande per il professore? Avremo domande sulla variante, ma insomma credo che ci sarà un po' necessario un po' di tempo per... Come avete letto, questa la nuova variante
diciamo, non sembra essere particolarmente diciamo, patogena, anche se ancora appunto, come vedete, si discute sulla capacità di questa variante di evadere effettivamente la risposta immunitaria. Ci sono dati, diciamo, diversi, come sempre in questi casi. La notizia di ieri, se ricordo bene, che comunque era abbastanza attesa, i farmaci antivirali che funzionano, comunque i farmaci antivirali attuali non hanno un impatto sulla spike, sulla proteina esterna, ma sono mirati, cioè, o alla proteasi o alla polimerasi. Di conseguenza è chiaro che queste varianti hanno invece porzioni conservate in quelle cose. Benissimo, lo approfondiremo alla prossima giornata di studio. Quindi torniamo alla prevenzione con la dottoressa, con la professoressa Esposito. Professoressa, grazie. Grazie a voi. Vi siete occupati di un rivestimento con proprietà antivirali, forse ci libererete dalla paranoia che tutti abbiamo sviluppato di toccare superfici e di igienizzarci continuamente le mani. Buongiorno a tutti. I risultati di questo progetto Coating for Cov sono risultati di un progetto di collaborazione che coinvolgono il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Cagliari e la piattaforma Biomed di Sardegna Ricerche. Non va avanti. Perfetto. Lo scopo del nostro progetto è stato quello di sviluppare nuove strategie di prevenzione per contenere la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2, ma anche di altri virus a potenziale epidemico-pandemico. Abbiamo sviluppato questo progetto attraverso il perfezionamento dei work packages che prevedevano la messa a punto del protocollo per la verifica dell'attività virucida del rivestimento, la validazione del protocollo su alfa coronavirus a basso rischio, la capacità di inattivazione di alfa coronavirus a bassa patogenicità e il miglioramento e perfezionamento dell'attività virucida del rivestimento. L'approccio innovativo del nostro progetto di collaborazione verte sulla prevenzione della trasmissione del virus attraverso superfici contaminate, quali guanti, mascherine, oggetti ai touch, nonché le maniglie delle porte dei corrimano che sono presenti in luoghi pubblici. E il punto di partenza è stato appunto quello di sottoporre a studi virologici una formulazione brevettata dall'Università degli Studi di Cagliari a livello internazionale che mostra attività battericida al 100% su Escherichia coli Staphylococcus aureus e Staphylococcus meticillino resistente. In particolare questa formulazione ha la caratteristica di essere incolore e di avere la possibilità di rivestire le superfici. Siamo partiti dalla ISO 21702 del 2019 ed abbiamo ideato e messo a punto un modello sperimentale. Abbiamo fatto crescere in coltura le cellule, abbiamo fatto crescere il virus alfa coronavirus a bassa patogenicità 229E ed abbiamo messo a punto un saggio di placche che consente di visualizzare l'effetto citopatico causato dalla lisi nel monostrato cellulare, che colorato risulterà viola, mentre le placche risultano bianche, quindi non colorate. Inoltre abbiamo rivestito vari vetrini con la metodica del deep coating e questi vetrini sono stati appunto utilizzati perché vanno a mimare le superfici contaminate. Abbiamo voluto validare il nostro modello sperimentale con antivirali innoti e prima di studiarli nel nostro saggio la piattaforma Biomed ne ha caratterizzato il profilo NMR, quindi ha fatto uno studio NMR al fine di verificarne la purezza e anche confermarne l'integrità della struttura chimica. Abbiamo pertanto testato Remdesivir, la clorochina, Lopinavir, Ritonavir e il Darunavir e quindi abbiamo dimostrato che possono essere utilizzati nel nostro modello sperimentale.
Inoltre abbiamo ancora trovato l'inoculo ottimale, ovvero la quantità di virus da stratificare nel vetrino, e abbiamo anche fatto degli esperimenti per andare a trovare il volume di inoculo da stratificare in questo vetrino, facendo delle prove stratificando 20 microlitri e 100 microlitri di inoculo e incubandolo per 3 ore a temperatura ambiente. Come potete vedere in questa immagine, abbiamo poi scelto i 100 microlitri come quantità di inoculo ottimale per i nostri esperimenti. E quindi abbiamo testato il primo rivestimento, il RIV 1, dopo le 3 ore di esposizione. Come potete vedere qui, però, non abbiamo avuto un risultato promettente alle 3 ore, nonostante invece alle 24 ore questo rivestimento si sia mostrato in grado di inibire la carica virale infettante di circa il 90%. Però il goal del nostro progetto è quello di trovare dei rivestimenti che siano in grado di inibire la carica virale infettante nel minor tempo possibile, e pertanto abbiamo rimodulato il rivestimento 1 ed abbiamo ottenuto il rivestimento 2, che come potete vedere invece è in grado di inibire la carica virale infettante di circa il 30% nelle 3 ore. A questo punto abbiamo voluto migliorare ulteriormente i rivestimenti, quindi abbiamo studiato dei rivestimenti, abbiamo trovato una nuova formulazione che abbiamo chiamato rivestimento 3, che come potete vedere inibisce di circa il 30% la carica virale infettante addirittura a 1 ora e del 50% la carica virale infettante alle 3 ore. In conclusione, abbiamo messo a punto e validato un innovativo protocollo per lo studio dell'attività virucida dei rivestimenti ed abbiamo dimostrato che la precedente formulazione ha un potere virucida circa del 90% nelle 24 ore e invece una sua rimodulazione ha un effetto di circa il 30% a 30 ore. Inoltre abbiamo sviluppato un nuovo rivestimento in grado di ridurre la carica virale infettante del 30% già a 1 ora e del 50% a 3 ore. Questo risultato suggerisce che cosa? Che questa formulazione sia particolarmente promettente e rappresenti quindi una base da cui partire per ulteriori studi che saranno necessari per migliorarne la potenza virucida in vista appunto di una sua ottimale applicabilità. In conclusione vorrei ringraziare tutti i colleghi del CRS4 e dell'Università di Cagliari che hanno partecipato al progetto e voi tutti per l'attenzione. Grazie. Grazie mille professoressa. Grazie a voi. Davvero un risultato estremamente interessante. Grazie. Quindi insomma, immagino ci sia già un brevetto, uno studio per il brevetto, un percorso. Per questa nuova formulazione in realtà no. Ok, va bene, però insomma le applicazioni ce le ha spiegate. Le applicazioni, esatto, sono quelle che vi ho spiegato, quindi insomma dobbiamo adesso fare altri studi per verificarne il meccanismo d'azione e niente, poi si vedrà in futuro. Grazie mille. Qualche domanda? Va bene, allora prima di passare alla presentazione del bando Proof of Concept, vi sarete accorti che manca la presentazione di un progetto, che era quello Epitopes del professor Leonardo Secchi, che purtroppo non ci ha potuto raggiungere per un problema che è appunto in tema con la giornata di oggi, un sospetto contatto con un positivo, e quindi insomma sono sicura che troveremo modo di parlare in futuro anche di questo progetto. Possiamo presentare quindi il bando come annunciato all'inizio di questa giornata. Ok. Dottor Serra, a lei. Grazie. È stato molto stimolante e interessante seguire i lavori di questa mattina, anche perché ci dicono che siamo nella strada giusta, almeno nella creazione di opportunità e di strumenti che in qualche modo diano corsa e opportunità nello sviluppo e nel complicato percorso che porta la ricerca dai laboratori verso le applicazioni effettive, verso le soluzioni tecnologiche che arrivino anche fino al mercato. Voglio un attimo riprendere il tema che dicevo stamattina sul valore della ricerca biomedica per
in qualche modo dirci da dove siamo partiti nel pensare il nuovo bando Proof of Concept per la valorizzazione dei risultati della ricerca. E siamo partiti da un recente rapporto che ha fatto la Regione sull'analisi delle tendenze in ricerca e innovazione in Sardegna, un po' andando a vedere quelli che sono stati i risultati dell'ultimo periodo di programmazione del PORFESR, e quindi quelli che sono stati i risultati di tutte le azioni che hanno stimolato e favorito l'attività di ricerca e sviluppo e di innovazione in Sardegna. Come sapete, Sardegna Ricerche è il primo attore nel promuovere e mettere a disposizione tutte le risorse del PORFES, dell'AS1, che appunto vanno in questa direzione. Questa analisi ha messo in evidenza un po' delle cose che già sapevamo, ma che in qualche modo ci confermano sulla validità della scelta sulla Smart Specialization Strategy della precedente programmazione, dove appunto la biomedicina era una delle aree di specializzazione selezionate, sulle quali poi le risorse sono andate anche ad impattare in maniera particolare. Da questa analisi potete vedere in questa slide circa il 75% delle pubblicazioni scientifiche in Sardegna rimandano all'area prioritaria Biomed. È chiaro che si tratta di una analisi macroscopica, dove nel Biomed rientra il life science, biotecnologia, tutto ciò che inizia con bio sostanzialmente è stato messo di dentro, quindi è comprensibile che veramente una mole così alta di pubblicazioni riguardi comunque questo tema. E peraltro è anche un risultato che non è unico regionale, anche nelle altre regioni comunque c'è una prevalenza di questa tipologia di studi, però in Sardegna è ancor più significativo. Un terzo dei progetti europei afferisce all'area delle scienze della vita e delle biotecnologie, quindi vuol dire che non soltanto si ha una buona base scientifica per le pubblicazioni, ma si ha anche una credibilità a livello internazionale come comunità scientifica. E dopo l'ICT, l'agri-food e il turismo, la biomedicina è la quarta area di specializzazione per numerosità di progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione in ambito regionale, con le risorse regionali. Quindi siamo più bravi a recuperare risorse a livello europeo che non a livello regionale. Questa è in sostanza la distribuzione dei risultati delle pubblicazioni, come potete vedere, non so, i colori non sono granché, però c'è una netta prevalenza delle pubblicazioni nell'ambito biomedico rispetto alle altre aree di specializzazione. Anche i progetti europei forse si vedono meglio qui, progetti regionali, progetti Horizon, se vedete la fetta arancione per la biomedicina è la fetta più grande rispetto a tutte le altre aree di specializzazione. Un po' meno invece quella finanziata da progetti da risorse regionali. Insomma, questi sono i numeri che ci hanno suggerito l'opportunità di intercettare quindi quelli che sono i risultati della ricerca, che appunto in Sardegna ha una espressione notevole. È un po' come il nostro compito istituzionale, quello di cercare di avvicinarli. Non ci vogliamo sostituire al finanziamento della ricerca istituzionale, universitaria, ma il nostro compito è quello di cercare di intercettare quei risultati della ricerca che possono essere più favorevolmente accompagnati verso fasi evolutive e tecnologiche più avanzate. E questo è un po' il punto di partenza che ci ha ispirato il bando, che ormai si parla anche a livello nazionale, anche a livello europeo, di bandi per la proof of concept. Quindi il nostro ragionamento è stato: se siamo bravi a partire in fretta, riusciamo anche ad anticipare in qualche modo quelle che saranno le call che verranno finanziate col Piano Nazionale di Ricerca di Resilienza, quindi PNRR. Ho visto che ci sono ingenti risorse verso questa tipologia di progetti e crediamo che questa possa essere una buona palestra per poterci presentare in maniera efficace alle call di tipo nazionale. Quali sono gli obiettivi di questo bando? Sono quelli appunto di valorizzare i risultati scientifici conseguiti dal mondo della ricerca regionale, agevolare la realizzazione di progetti di proof of concept, quindi volti a verificare, consolidare e implementare il potenziale innovativo dei risultati già raggiunti dalla ricerca,
Ci siamo rivolti a un target giovane, quindi giovani ricercatori che appunto nell'ambito del sistema di ricerca regionale possano trovare un'opportunità per consolidare la loro carriera professionale, e noi pensiamo anche di ricerca, ma non soltanto di ricerca accademica. Contribuire allo sviluppo del distretto Biomed in generale, perché come sapete l'altro verso della medaglia rispetto alla qualità della ricerca, dei risultati della ricerca pubblica in termini di pubblicazioni, in termini di progetti, è che comunque in Sardegna invece abbiamo un ecosistema delle imprese è abbastanza limitato nel settore Biomed. Non abbiamo imprese farmaceutiche sul territorio, abbiamo soltanto un certo numero di piccole realtà che cercano di sviluppare sia nell'ambito della diagnostica che della farmacocosmetica, ma non andiamo molto oltre. Quindi il nostro obiettivo è quello di rafforzare quella componente dell'ecosistema regionale, e questo bando va in quella direzione. Quali sono le opportunità di questo bando? Poi passo la parola a Luigi per entrare nel merito dell'operatività. Questo bando, che peraltro è stato messo a punto a tre mani con i delegati della ricerca delle due università, con i quali ci siamo confrontati a lungo prima di arrivare a ciò che vedrete da domani in poi sul nostro sito, perché è un bando che in qualche modo cerca di triangolare le competenze, mette al centro il ricercatore, ma al ricercatore gli si chiede uno sforzo in termini sì di ulteriore step di ricerca, ma anche di ragionamento già in un percorso di valorizzazione. Quindi verrà affiancato in questo bando dall'unità di supporto della ricerca biomedica e Sardegna Ricerche, e anche dagli uffici di trasferimento tecnologico delle due università, o anche del CNR, perché abbiamo avuto interazioni anche con l'ufficio di trasferimento tecnologico del CNR, e questo ci consentirà quindi una triangolazione efficace proprio in un percorso che conduca alla prova di fattibilità tecnica dei progetti che andremo a selezionare. Saranno dei progetti contenuti temporalmente e anche come consistenza, perché la dotazione che abbiamo a disposizione sono 800.000 euro, riusciremo a finanziare una decina di progetti, perché il massimale che mettiamo a disposizione per ogni progetto è intorno ai 100.000 euro, che saranno distribuiti, come vedete da questa slide, attraverso un rimborso della spesa delle attività di sperimentazione fino a 90.000 euro, e mentre invece ci sarà un voucher fino a un massimo di 10.000 euro per quelli che sono i servizi all'attere dell'attività di ricerca, ma che consentono al ricercatore di acquisire competenze extra ricerca, ma di mercato, regolatorie, che possano costituire la base per potersi portare avanti in un discorso di valorizzazione del risultato, che può andare o in un'ottica di ulteriore brevettazione e di valorizzazione tramite licensing, ma anche in un'ottica di startup spin-off che può poi accedere a delle fasi successive di finanziamento tramite gli altri strumenti di finanziamento di Sardegna Ricerche. Passo la parola a Luigi, che entra nel merito invece degli altri Buongiorno. Allora, io prima di tutto vi annuncio che è appena uscita la notizia sul sito di Sardegna Ricerca, quindi il bando è stato pubblicato. Ho controllato prima, è già uscito. Poi, quindi dovreste trovare. Come? Non ho ancora dato l'ok. No. Mi hanno bypassato. Ho visto il link, dovrebbe essere uscito. Quindi, insomma, se non oggi, domani comunque troverete il bando con tutti i dettagli. Invece io vi darò, farò una breve sintesi spiegando, diciamo, come dovranno essere queste proposte, quindi le loro caratteristiche, chi saranno i beneficiari e chi potrà presentare la domanda, appunto.
Allora, prima di tutto i progetti dovranno dovranno originare da ricerche pregresse, quindi che possono essere un brevetto o comunque un progetto di ricerca già in atto, già portato avanti nel passato e che ha prodotto dei risultati che devono avere si devono trovare ad un livello di maturità tecnologica, quindi a un livello di TRL compreso diciamo indicativamente tra il 2 e il 4 nella scala TRL che è questa, per semplicità la faccio vedere, e sostanzialmente questa è una scala che è stata ideata negli anni 70 per inquadrare il livello di maturità tecnologico dalla NASA, e quindi applicabile più a progetti di tipo ingegneristico. Però diciamo per riportarci alla biomedicina possiamo sicuramente dire che i risultati da cui devono partire questi progetti presentati devono trovarsi diciamo alla fine della ricerca di base, non devono riguardare la ricerca di base pura, e devono appunto quindi trovarsi in un livello di ricerca più applicata e orientata ad un prodotto e al test di questi obiettivi. I progetti dovranno ovviamente dimostrare di essere coerenti con le linee guida della strategia di specializzazione intelligente della Sardegna, quindi l'S3, per il settore della biomedicina. Diciamo che queste indicazioni sono abbastanza ampie, quindi vanno dalla genomica applicata alla medicina personalizzata fino allo sviluppo di farmaci, alla diagnostici, passando per la medicina veterinaria e all'ICT applicato alla biomedicina. Quindi diciamo che c'è spazio per ampio spazio per gran parte dei progetti. Le proposte devono essere strutturate in due fasi, diciamo. Uno è il progetto vero e proprio di sperimentale, di proof of concept, che deve contenere il piano di lavoro delle attività sperimentali. La seconda parte del progetto è l'ipotesi di valorizzazione dei risultati. In pratica questa sarebbe la base a partire dalla quale si costruirà un piano di valorizzazione dei risultati che verrà costruito durante il progetto insieme con il supporto degli uffici di trasferimento tecnologico degli enti ospitanti, col supporto di Sardegna Ricerche e anche con un supporto finanziario che consiste nel voucher che abbiamo visto prima di 10.000 euro che serve appunto a sostenere le spese delle consulenze finalizzate alla elaborazione del piano, elaborazione e attuazione del piano di valorizzazione. I progetti, come già detto, devono svolgersi in 10 mesi con una proroga massima di 3, eventuale proroga che dovrà essere ovviamente giustificata. Questo l'abbiamo già vista. Chi sono i proponenti? Quindi possono presentare la proposta ai giovani ricercatori che sono anche i responsabili scientifici del progetto che presentano. Non devono aver compiuto più di 45 anni, quindi insomma anche qua siamo stati un po' ampi nella definizione del concetto di gioventù, quindi siamo per non escludere diciamo nessuno. Ecco. Devono essere laureati e devono aver avuto un'esperienza di ricerca che può essere nell'università o anche in altre esperienze all'estero o presso privati. L'importante è che siano appunto documentabili.
devono aver pubblicato almeno una pubblicazione come autore o coautore o primo autore su un articolo, quindi un articolo scientifico, oppure devono essere detentori di un brevetto o averne perlomeno presentato la domanda. Oltretutto non devono far parte di aziende, quindi non devono essere coinvolti in società o comunque finalizzate o private, ecco, perché il bando è rivolto agli enti pubblici e non ai privati. Quindi il proponente dovrà presentare la domanda in linea con tutte le prescrizioni del bando, che non elenco qua, e deve presentare anche una manifestazione di interesse che è stata definita in precedenza con l'ente beneficiario ospitante, che è appunto l'ente che ospiterà il team di progetto e consentirà la realizzazione dello stesso. Ovviamente le attività che fanno parte del progetto non devono essere finanziate da altre fonti, insomma non ci deve essere un doppio finanziamento per le stesse attività. Chi sono i soggetti beneficiari ospitanti? Sono appunto i beneficiari in quanto sono i soggetti che ricevono il finanziamento. Ospitanti perché si impegnano a ospitare il proponente e il team di progetto per la realizzazione dello stesso. Devono essere degli organismi di ricerca di diritto pubblico secondo la definizione nel regolamento europeo 651 del 2014, quindi se rispondono a quelle caratteristiche possono partecipare. Devono avere una sede nel territorio regionale sardo e devono, appunto, come accennato, sottoscrivere un'apposita manifestazione di interesse. In questa manifestazione di interesse l'ente beneficiario, appunto ospitante, si deve impegnare a fornire l'accesso al team di progetto, fornirgli le infrastrutture, quindi l'accesso ai laboratori, l'accesso alla strumentazione e quant'altro sia utile per lo svolgimento del progetto, oltre al supporto logistico e amministrativo, appunto sempre funzionale allo svolgimento del progetto. Inoltre, il soggetto proponente può essere già affiliato all'ente beneficiario, e quindi può essere già un interno, oppure può essere anche un soggetto che proviene da un altro istituto, da un'altra università o dall'estero. In questo caso deve appunto impegnarsi ad accoglierlo nella propria struttura, e in tutti i casi deve essere garantita al proponente una copertura contrattuale per tutta la durata del progetto. Diciamo che mi fermo qua con i dettagli, poi gli altri li troverete nel bando. La dotazione finanziaria, come è stato già detto, è di 800.000 euro, quindi sufficiente a finanziare una decina di progetti. I contributi per singolo progetto sono di massimo 100.000 euro, suddivisi in 90.000 euro per le spese relative alle attività sperimentali, quindi al vero e proprio progetto di ricerca, oltre a un voucher di 10.000 euro per le spese di consulenza, spese brevettuali, spese per altre viaggi o missioni finalizzate però alla predisposizione, all'attuazione del piano di valorizzazione dei risultati. La percentuale di contribuzione è al 100%, e per ora diciamo che ci fermiamo qua. Vorrei aggiungere semplicemente che per l'assistenza, maggiori informazioni e assistenza al bando abbiamo predisposto l'email che vedete, sardinabiomed@sardiniaricerche.it, alla quale potete appunto scrivere chiedendo eventuali informazioni o delucidazioni. Perfetto, grazie. Non so se ci sono domande a cui si può rispondere ora, velocemente.
no? Ribadisco che ci saranno degli incontri operativi organizzati presso le due, i due Atenei nelle prossime settimane per illustrare i dettagli. La scadenza, ahimè, è una scadenza molto stringente perché siamo nell'ambito del POR e anche le tempistiche le abbiamo dovute concentrare a 10 mesi e bisognerà presentare le domande entro il 31 gennaio. Okay. Non è una, un formulario complicato perché non è un progetto di ricerca, si parte già dai risultati di ricerca, quindi se uno ci ha già lavorato non deve inventare un progetto nuovo. Ecco. Lo sforzo che vi chiediamo è un po' di più sulla parte di valorizzazione, ecco, che magari è l'area di minor comfort in cui vi muovete normalmente come ricercatori, però è quello che vi chiediamo di. Su quale vi chiediamo di soffermarvi di più in questo caso, dato che comunque il risultato è chiaramente rappresentato dalla pubblicazione, dal brevetto che il ricercatore da cui il ricercatore parte, ecco, per il progetto di tutto. Perfetto, e allora grazie davvero a Sardegna Ricerca e alla piattaforma Biomed per aver organizzato questa mattina ricca e stimolante, grazie a tutti i relatori, grazie a tutti gli enti che hanno partecipato ai progetti di ricerca e a tutti voi per l'attenzione. Grazie ancora.